Allora, buon pomeriggio, dovremmo essere in diretta su YouTube. Qui con me abbiamo alla mia destra, alle mie spalle in pratica, c'è Pasquale, buonasera, Buonasera. è sto tipo con la barba, ragazzi, lo vedete? No, non è che è un barbone, c'è la barba, è lui. Pasquale che viene da qua vicino, giusto? Sì. Come si chiama quel paese che ho dovuto scoprire? Manfredonia. Da Manfredonia, due passi, no? Puglia, ok. Invece lui viene veramente da vicino, eh. Alla mia Sì. sinistra qui c'è lui, che Mattia. Da si chiama Mattia, Monterotondo. da Monte Rotondo Scalo, No, no, niente, Monterotondo. Quale scalo? niente scalo, non fai scalo a Non faccio Monterotondo, nessuno no? Non scalo. fa scalo lui, Ma no. non fa sconti, non fa scali, che altro non fai? Non Faccio niente. lavora, lavori? Ah, sì, Lavoro. lavora. Il mattino lavora, il pomeriggio fa il corso, giusto? Esatto. Ho indovinato? Convinto? Niente. Niente, vabbè, oh, senti, una Non volta che si fanno indovino. sconti, ho detto. Ah, era per quello. Dunque, ragazzi, sul banco dell'imputato abbiamo un altro telefono che ha un difetto, che dovremmo cercare subito, seduta stante, di rimuovere. Il problema è che non c'è più l'email. In pratica non è più un telefono. Adesso, se vi serve un iPod, ce l'avete, ragazzi. Ed anche da 128 giga, quindi è un bel iPod, no? Mattia, serve un iPod? No, Dai, 700 euro te lo vendo, su. 128 no. giga, Nada, a nada. quanti mi vorresti dare 128 giga? Puoi collegarla anche wireless. Va bene? Nemmeno questo? Ok. Allora, ragazzi, non c'è. Cerco, cerco, cerco. Non so che va cercando sto telefono, però cerco, cerco, cerco. Quindi, salutiamo intanto Alessio che ce l'ha portato. Non so se c'è scritto, il titolo l'ho tolto. Comunque, il titolo era che il telefono si è rotto l'email. Fidatevi, non c'è più l'email. Allora, dobbiamo farlo ricomparire magicamente. Ce lo possiamo anche scrivere a mano se volete, perché, però purtroppo lo dovremo scrivere in un altro modo. Stacco la corrente, stacco il display e andiamo a lavorare sulla scheda madre per vedere perché, dimmi perché l'email te lo so, hai perso pure per strada. Allora, dicevo, qui i ragazzi stanno lavorando. Pasquale sta lavorando sul U2, giusto Pasquale? Sì. iPhone 5S. Ha avuto la brillante idea di portarsi via una piazzola sotto l'U2, poi un condensatore stava lì in mezzo alle scatole, dicevo, togliamolo, giusto? L'hai tolto, Era di più. no? Stava in mezzo, e vabbè, quando uno si mette in mezzo, guarda, queste sono le cose strane. Tu invece che avevi spopolato un po' di condensatori là? Ma io ho fatto terra bruciata intorno Terra bruciata? Oh, questi ragazzi sono procacciatori di affari, eh? a me. Attualmente, allo stato attuale. Speriamo che diventano migliori. Ok. Allora, andiamo a indagare su questa scheda. Prima di tutto apro qui perché voglio vedere se il modem è alimentato. Perché se è alimentato vuol dire che mangia. Se non è alimentato vuol dire che è in deperimento organico. Ok? Andiamo ad aprire. Adesso ho detto che possiamo fare quello che vogliamo, basta che lo rompo. Aspetta, che hai detto riparo? Ah, riparo. Ma come dite che lo devo rompere? Allora ci Il pensavo fatto è che io. certa gente non si spiega bene, poi dice che non volevi che lo rompessi, no, spiega di meglio. C'è anche Corrado che ci sta seguendo, che sta lavorando nelle parti di... non me lo dire, aspetta, me lo ricordare. Palermo? Da quelle parti là? Siracusa, scusa. Oh, vabbè, boom, mi sono scordato. Che tornerà presto qui nell'ambiente di iPhone Assist Room, per adesso sta lavorando lì. Intanto vado a rimuovere la scocca qua, come si chiama? Questa cosa di metallo che rompe le scatole, che non ci fa vedere attualmente il modem. Guardate, metti l'icona, è brutto come compari. Ci WhatsApp senza icona, qui senza icona. Mettigli un'icona, no? Una bella donna nuda, tu. Ah, non ce l'hai le donne nude? Vai, metti un uomo nudo. Non manchi l'uomo nudo, c'hai. E metti qualcosa. Allora c'è anche Riparlo, buonasera. Poi c'è anche Alex Sargetti. Come sei messo con il libro? Sono messo bene. Siamo ancora ai primi passi. Ci vuole uno che scrive tanto. Corrado ha detto ok. Ah, no, boh. Siracusa, no? Giusto, vabbè. Non mi sono sbagliato. Siracusa! La ditta è la... Oh, non mi viene più la ditta. Com'era il nome della ditta, Corrado?
Stiamo aprendo la parte metallica, eh? Ci siamo quasi. Senza di me, nonna nanna, dai su, muoviti. Ecco, si sta aprendo, eh? Sta cedendo alle nostre lusinghe. Andiamo, andiamo che ho da fare, eh. Mica posso stare tutto il tempo qui. Ok, si è aperto. Togliamo la placchetta, andiamo a vedere che c'è sotto. Sono sempre curioso perché quando c'è una sorpresa, beh che mo lo conosco a memoria questo prodotto, però magari ci sta una cosa che non c'era, mo ce l'hanno messa e trovo una cosa diversa, che ci sta? Sempre la stessa roba. Ah, però ogni tanto poi da lei promettete qualcosa di diverso qua dentro. Allora, qui abbiamo il modem, abbiamo la CPU, un diverso di riduttanze, un po' di condensatori, C delle casse, poca roba. Allora, vi faccio accedere al mio microscope. Ragazzi, se avete bisogno di me, sto qua, eh. Così facciamo vedere anche le vostre opere d'arte in diretta TV. Mai. No? No, Hai vergogna? no. Sono un po' timido. Sei una persona timida? Poverino, timido. Intanto puliamo ragazzi perché sta roba nera non ci fa lavorare bene, eh? È sporca 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 assai. Questa con A10 non è un 10 che avete preso voi a scuola, ma è la CPU, eh? Prendevate 10 a scuola, sì. Sicuramente Pasquale prendeva 11, no? Cioè un giorno 1 e l'altro giorno 1 era 11, Sì, no? No? Giusto? dopo 10 giorni arriva a 11. Dopo 10 giorni ci arrivava 11? Ah, Ah, insomma, no. insomma. Eri bravo. E tu, ma te quanti 11 prendevi? Troppi, io ero il meglio. Eri il meglio? Ero, mo. Ah, quindi andavi bene. Caspita, mo ti sei deperito? Sì. Vabbè. Allora, abbiamo pulito la scheda. Guardiamo se c'è la corrente. Se c'è la corrente, già è un buon segno, eh. Se non c'è la corrente, non è un gran bel segno, però. Andiamo a vedere. Alimentiamo la scheda. È un po' calda, devo aspettare. L'alimentiamo e andiamo a vedere se sul modem ci sono le tensioni che ci devono essere. Tante volte voi non le sapete, io le so, quelle so a memoria, ve le dico. Però se voi le volete sapere, voi tecnici parlo, andate sullo Zillion, aprite questa zona e andate a vedere, per esempio, su questa induttanza qua, quanto corrente ci deve passare. Su quest'altra, su quest'altra, su questo condensatore. Poi qui ci sono due condensatori piccoli. Andate a vedere quanta corrente ci deve passare. Così poi la potete misurare, perché quella è la corrente che ci deve stare perché il modem funzioni. Se là la corrente non c'è, il modem non funzionerà. Ci siamo capiti? Se non avete capito, parlate con Mattia, perché è tutta colpa di Mattia. Sempre colpa mia. Oh, qualcuno ce l'ha pure la colpa, eh? Sempre io. Ragione. Sentiamo se scotta. No. Possiamo procedere. Accendo l'alimentatore da banco. Stac. 4 e 5 è troppo, non esageriamo, su. Ah, ok. Allora, adesso accendiamo la scheda e andiamo a misurare quanti volts passano. La scheda è accesa. Multimetro. Pronti a misurare? Via. Dici perché? Ma perché? Sulla scheda non c'è manco un volt. Vediamo quanti volts ci abbiamo, eh. Qui dobbiamo avere 1 e 2. Quanto c'è? Allora, dobbiamo avere un volt e 2. Abbiamo 0, 0, 80. Quindi un volt e 2 non c'è. Era, anzi 1,25 per la precisione, poi mi dite che dico le bugie. Qui 1,20 e abbiamo 0,022, pure qui non c'è niente. Qui un altro volts, niente, 0,90, niente, 270, sì, figurati. Qui niente, qui dovremmo avere 1,8, vediamo quanto ci abbiamo. 0,034. Qui 3 volts. Qui un volts è 1. Ah, forse è l'unica linea che c'ha i volts, perché quella lì da 1 e 1, mi sa che è proprio quella, mi sbagliavo, ho detto 3 volts. Vediamo un attimo, eh. Controlliamo. Allora, stiamo nella parte anteriore, iPhone 7, e stiamo controllando il condensatore numero C1816, che fa parte della linea 1V1 SRAM. Quindi questo qui veramente da 1 e 1, e qui la SDRAM sta funzionando alla meraviglia, c'è 1 e 1, quindi la SDRAM funziona.
è la modem che non funziona, perché quella accanto, condensatore accanto, ah, volete vedere pure voi, insomma, no? Come siete curiosi, siamo dei delfini curiosi. Dunque, dove sta? Eccolo qua. Questo qui è lo Zillion. Adesso sono sulla 1.1 SDRAM e come vedete è quel condensatore che vi ho detto prima, no? Come dovreste vedere, diciamo, no? Adesso andiamo a misurare e quel condensatore ha come resistenza a massa, RS massa, ha solo un 1.1 e quello è buono, perché 1.1 è meglio che niente, no? Almeno è pareggio, no? 1.1. Dunque, quindi rimisuriamo, tante volte avessi sbagliato a leggere. Quindi, quando andate a misurare il modem, questa è la versione Intel, qui dovete avere 1.1 e ce l'abbiamo, solo che questa qui non fa parte del modem, ma fa parte della SDRAM. Quello accanto, io mi ricordo che è da 1.8, ma ora lo clicchiamo e vediamo cosa ci dice il software. Clic G. Sì, 1.8 SDRAM, pure questo. Questa è la 1.8 della SDRAM, però non è solo della SDRAM, ma è anche, come vedete, del modem, perché si è acceso pure il modem, no? Questa ci sta, purtroppo questa qua vi devo dire che no, non c'è, non c'è. Vediamo, misuriamo, magari è tornata nel frattempo. Qui abbiamo 0.100, in pratica non c'è la 1.8 qui, ma è diventata 0.100, che mi sembra un po' pochino. Mi sembra poi, mi sembra, sempre dubitativo, che questa corrente viene da dietro, da vedere? Sciucca. Sì, vedete? Questo qui è il power della modem, il BPBMU-ROF. Da qua dietro passa la corrente. Naturalmente, io penso che il primo che la manda a sta corrente sia questo qui, l'U1801, che si chiama anche PM, Power Manager. Andiamo a leggere sullo schema, così siamo sicuri, eh? Apriamo Blackfish, no, adesso si chiama Microfish, una volta si chiamava Blackfish, Microfish 3.0 allo stato attuale, si sta quasi aprendo, tra 3-4 ore si aprirà. Dici perché, ma perché, ma perché ci metti tutto questo tempo per aprirti? Si è aperto, no? Meglio tardi che mai. Allora, vado su iPhone Series. Vado su iPhone 7, clicco su iPhone 7 e andiamo ad aprire quella zona. Abbiamo detto che era il, dove stava? Parte davanti, giù. Allora, L1816, che è l'induttanza che fa da ponte, no? E la mettiamo qui nello schema. L1816, ah. Ok. Si apre? Ha detto ok, vado avanti che non l'ho vista sta induttanza. Eccola qua, allora stiamo accanto all'U1801 e qui ci dice che la corrente gliela dà il piedino numero R2, R3, R1 del U1801, il power manager, come si diceva tra di noi, no? Il power manager dà la corrente. La corrente passa attraverso l'induttanza, condensatori e cose varie e arriva poi alla SDRAM, SDRAM. E qui dobbiamo trovare almeno 1,7 ampere, 1,8 volts. Invece purtroppo qui non c'è niente. Ora, sarà colpa del modem? Oppure è colpa mia? No, aspettate, no, che c'entro io? Di chi è la colpa perché non c'è qui il voltaggio? Non Dai, la sua. prendiamo qualcuno. Vabbè, allora, non c'è il voltaggio, eh? Questo l'abbiamo capito tutti. Andiamo avanti. Rimisuriamo anche dietro, perché magari dietro ci stanno i volts e qui no. Facciamo una prova, così giusto per scoraggiare la sfiga. Ci portiamo dietro, andiamo su questi qua. Ci sarà la 1.8? Purtroppo io non credo, ma vediamo. Oh. Allora, la 1.8 deve stare su questi componenti qua. Misuriamo questo. Tac. Oh, c'è la 1.8 qua. E chi perché là non c'era? Qui c'è. Aspettate un attimo. Qui qualcuno sta barando. Perché qui c'è la 1.8? Riproviamo. 1.8 su questo. Sì, davanti mi pare che non c'era. Rimisuro,
Magari sono stato io che non ho messo bene i puntali, non so manco puntare. Puntate, mirate, fuoco. Rifacciamo, eh. Il condensatore è un po' piccolino, a dire la verità, qua davanti, e forse non lo becco bene. Vediamo adesso. Ma c'è pure qua la 1.8. Beh, allora, questa è un'altra buona notizia. La 1.8 c'è. Andiamo a vedere se fossero arrivate anche le altre correnti. Pronti, eh? Qui 1.25 abbiamo detto, no? Qui 0030, qui non c'è, qui un volts, 0025, qui un volts e 1, niente, 0021, qui 09, 0262, qui siamo carenti, niente corrente, quindi la baseband non è alimentata, vediamo la corrente di base, qui c'è la corrente di base, yes, allora quindi abbiamo diagnosticato purtroppo un danno al modem. Successivo, come ho scritto nel titolo su YouTube, al tentativo di rimettere a posto un problema sul C dell'audio. Purtroppo la baseband sta proprio dietro, dietro, proprio dietro, dietro, dietro alla grande e quindi si danneggia. Adesso la andiamo a rimuovere, la puliamo, reballing e la rimettiamo, ok? Adesso cominciamo con rimuovere la resina. Usiamo questo preriscaldatore per fare il lavoro. Che ci aiuta un pochettino. Useremo 160 gradi con preriscaldatore. Aspettiamo quindi che la scheda vada a temperatura. Tanto la posiziona un po' meglio, che deve stare ferma, che dobbiamo lavorare. Ecco qua. Ok, così sta ferma. Posso togliere l'ozimetro davanti alle scatole, se non vedete nulla. E tolgo anche il microscopio. Stiamo lavorando su questa piattaforma che è un preriscaldatore. Useremo un ago, useremo un taglierino che è stato preparato apposta per questi lavori, useremo quest'altro aggeggio che è un tool che si compra a due lame. Da una parte è una specie di scimitarra. Dall'altra c'è questo qui, ok? Si vede? Oh, ecco. Uno, due. Questo qui è il taglierino che ho sistemato appositamente e questo è l'aghetto. Adesso aspettiamo che sta andando a temperatura così la resina si ammorbidisce un pochettino e diamo una bella ripulita, ok? Dici perché, ma perché, ma perché? La resina non la togli pure te? Qui abbiamo un modem Intel, della Intel. Salutiamo anche Witting Sun 78. Ciao Witting Sun 78. Dal nome sembra che non sei italiano, ma sei cinese. Hai preso il nuovo chip? Sì. No, Ma hai fatto tutto quello che ti ho chiesto di fare? non ancora. No, e non ancora? Ok. Cioè, che cosa manca di fare il condensatore? Sì. Per i fondicelli. Sì, il condensatore l'hai trovato però. Ah, Condensatore lo prendo da un'altra scheda. ancora non manco quella preso, ok. Su che linea sta quel condensatore? Su quella dell'O2 o su un'altra linea? Un'altra linea U1700. Ah, il tristallo, sai. Col Sì. cavolo che ti si accende se quello non sta a posto. Mi sono spiegato? Allora è necessario. Eh sì, secondo me sì, poi non so, se tu lo accendi col fiammifero non ti serve. Ok, io continuo a togliere la resina. Vi faccio vedere al microscopio così non vanno annoiate di meno, magari vanno annoiate ugualmente. Questo è il mio microscopio, sto lavorando lì. Continuiamo a pulire. Facciamo la parte accanto alla CPU, questa qui. Ok,
Sei italianissimo? Ti sei messo il nome da cinese e poi dici che sei italiano. Quindi vedi sempre la luna tu? Ok, allora. Dingi, perché? Ma perché? Ma perché? Non ti fai i fatti tuoi pure te? Stiamo ripulendo, eh? Come pulitori andiamo bene. A causa della Apple che mette ste resine, siamo diventati pulitori. Occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so,
Dunque, eppure tu, io lo so, io lo so. Ok, abbiamo pulito abbastanza, andiamo a pulire qua giù e poi possiamo schiantare il modem. Allora, adesso dobbiamo pulire quest'altra riga di resina che i signori della Apple gentilmente ci hanno offerto gratuitamente. Questi condensatori già si muovono. Ecco un altro postino, va. Ah no, forse potrebbe essere Massimo questo, che ho già detto che veniva. Sì, è un po' in ritardo, Oh, ti ho chiamato in ritardo il numero per chiamarti. non è vero. Chi è? Lo mettiamo? Sì, sconosciamo. domani quando arrivo al magazzino te Chi è? faccio Ah, il la bimbo. GLS, è GLS. Dalla voce l'ho riconosciuto. A lui mi ha Sì, dato, sì. ma io. Ma il numero suo non glielo dà. Ok. Che dopo, mica mi trovo una menata. Giuseppe, qui c'è Vieni a l'amico di farlo. Palombi, quello che ha depositato Sono il in carico. diretta, Qual è l'amico di Palombi? eh? Oh, Buonasera. sono in diretta su YouTube, non dire i cognomi. A GLS! Buonasera, capo. Come vai da queste parti? Che mi porti di bello? Devo ritirare un pacco. Ah, sempre a ritirare stai tu. Ho capito, che dopo. Sempre a rubarmi la roba stai. Porta qualcosa ogni tanto, no? Sei stato in Romania, potevi portare tutte le rumene, no? Anche 4, esagera, insomma. Che non vanno bene? Meglio abbondare. Meglio sabbondare quando visitare, giusto? Vedi che sei preparato. Allora, qua questi condensatori si muovono, questo ci importa poco, poi magari li rimettiamo giù. Anche qui stiamo togliendo la resina con questo qui che io ho preparato appositamente e come vedete funziona. L'ho limato per bene, bello sottile, sottile, e vedete come ci passa che è un amore. Ah, a Roma piove ragazzi, da voi che tempo fa? Salutiamo intanto Michelino Platarotti, qui, vabbè, tutta Italia mi sa che è di lui, vero? Mi hanno detto anche che giù in Sicilia sta piovendo. Ho contatti anche con... Oh, condensatore è andato. Scansiamolo, lo riprenderemo dopo, questo si è mosso. Già si muoveva. Ehi amico, vieni con me, che mi servi. Oh, quando le cose vi si muovono... Tranne quelle altre cose, se vi si, quelle girano in genere, non si muovono. Non so. Voi le mettete da parte e poi le riusate, ok? Io mi preparo una bella striscia di questo nastro per carrozzieri comprato apposta sottile, no? Me la avvolgo e ce li piazzo là. Tanti questi condensatori qua sopra sono tutti uguali tranne uno, basta che non rompete quello. Sennò pure quello lo mettete da parte singolarmente. Dice a te, mi ti gioco dopo. Tipo così, no? Se n'è andato il GLS? Ma perché mi dicevi che era amico di qualcuno? Perché mi dicevi che era amico di qualcuno? Vabbè, niente, Non ho niente, capito. sto in diretta, parliamo un'altra volta. Allora, condensatore qui, il primo della serie, l'ho messo da parte. Andiamo avanti, allora, questo se n'è andato, però poi c'è posto, il posto è riservato per lui, eh? Nessuno che vada a rubare il posto al condensatore, mi raccomando. Allora, questa induttanza qui è particolare e siccome di solito zompa, voce del verbo si rompe, le ho comprate, ne ho comprate 100. Sono troppe? Se ve ne serve qualcuna, ve la do. Naturalmente dietro l'autopagamento, però ve la do. Allora, poi chi c'è? Da noi ha smesso ad Aosta ed è quasi sereno. Hai capito? Ad Aosta è sereno. Conosci forse Giuseppe di Aosta, mio ex alunno? Giuseppe, oddio, ma non mi viene il cognome. Ha un negozio di Ad Aosta di cellulari, riparazione cellulari. Dai. Dai, pulisciti pure tu. Ci passa giusto giusto, come vedete, eh? C'è giusto lo spazio per farcelo passare. Poi dopodiché andiamo a rimuovere la base band.
Ok, mi sembra che come pulizia possa bastare. Dopo non esageriamo, che poi questo si pulisce troppo, poi non se la va più per un mese. Ok. Ecco, se ne è mosso un altro, va. Vado a vedere sullo ziggo perché non mi ricordo qual era quello diverso. Potrebbe essere questo quello diverso, però mi sembra che era quello successivo. In genere si vede anche dai colori, qual è diverso. E mi sa che è proprio questo, perché tutti quanti hanno il colore uguale, questo no. Vediamo un attimo sullo ziggo. Ziggo, ziggo. Dunque, allora. Il primo condensatore è un 10 UF 20% 6,3. Il secondo è sempre un 10. Allora perché c'è colori diversi? Aspettate però, il primo è da 6,3 volts, il secondo però è da 10, quindi no, è diverso, lo dicevo io. Poi 6,3, 6,3, 6,3, 6, ecco, quindi l'unico diverso, diversamente, insomma, che non è uguale agli altri, è proprio il secondo. Infatti il colore lo tradisce, perché questo è tutti verdi chiari, questo è un, no, tutti verde scuro, questo è un verdolino chiaro, che ci fa pensare o almeno immaginare che non fosse uguale agli altri. Ah, in che via? Dunque, in che via? Questo devo andare a vedere sul database. Giuseppe. Sono due fratelli giovani che hanno questo negozio lì ad Aosta. Come si chiama? Giuseppe. Quando non mi ricordo i nomi e i cognomi mi morderei la lingua. Guarda un po'. Si legge? No. Mannaggia. Che si dice ce l'ho sulla lingua, no? Ehi tu, ti sei tolto o no? Vuoi rimanere qui? Rimani qua, dai, su. Finché puoi rimanere, rimani, no? Se proprio devi andare, ti tolgo, eh. Allora, la resina l'abbiamo rimossa abbastanza bene. Sì, diciamo che possiamo essere satisfied. Adesso andiamo a rimuovere questa maledetta base, band. Dunque, togliamo un po' di schifezza. Allora, abbiamo 160 gradi sotto e non li tolgo. Daremo un po' di aria calda anche sopra adesso e andiamo a rimuovere la resina. Proteggiamo naturalmente la CPU e proteggiamo anche un po' il lettore di SIM. Ok? Cosa ci ho messo per proteggerli? Questo è rame nichelato con un dissipatore sopra. L'ho inventato io questo, poi le faccio vedere meglio togliendo un po' il microscopio. Questo qui, il dissipatore con la sopra, con quest'altro dissipatore. Questo qui è quello che ho messo sulla SIM. Questo qui è rame nichelato, questo qua invece è alluminio, ok? Boh. Andiamo a togliere questa baseball. La facciamo staccare. Perfetto. È molto delicata, per cui quando, se andrete a farlo, mi raccomando di farlo con. Non come gli elefanti, eh? Una cosa light, no? Chiedo informazioni come si chiamano, così me li saluti, eh? Vabbè, non mi ricordo, sono comunque due fratelli giovani, saranno sui 25, massimo 30 anni. Ok, allora andiamo a rimuovere la base band. Questa qui è l'aria calda, aria fritta in pratica, quella è la baseband, quello è il preriscaldatore, via, andiamo a rimuovere. Quasi fatto, troppo veloci, quelle piazzole che vedete rosse sotto, quindi che si sono rotte, sono quelle che non servono, che vengono sempre via facilmente, non ci vuole nulla per farle venire via. Ok, comunque il lavoro mi sembra sia stato fatto benino.
condensatore è rimasto là. Per terra sono partite queste qui che sono, vi dicevo, nulla, anche qualcuna qui, ma per il resto è buono. Ok. Ora, la prima cosa che faremo, vediamo che si raffredda intanto, no? È andare a vedere se una volta rimessa, rimossa, scusate, non rimessa, rimossa la baseband, ok? E c'è la corrente che non c'era, ovvero la corrente su questa induttanza, su questo condensatore qui e qui qua sopra, no? Se la corrente adesso, una volta tolta la baseband, c'è, vuol dire che è proprio il guasto alla baseband, ok? E quindi una volta che facciamo il lavoro fatto bene, cioè ripuliamo tutto quanto, poi andiamo anche a fare eventuali ponticelli se servono, il rebolling della basement, questo ritorna a funzionare. Chiaro fortodo? Chiaro per tutti? Ok. Beh, allora adesso possiamo togliere, intanto mettiamo la basement da parte, rigorosamente, perché senza questa il telefono è morto, è un iPod. Anzi, peggio, non funzionerebbe nemmeno come iPod adesso perché non si attiverebbe. Dunque, e adesso aspettiamo che si raffredda e andiamo a fare questa misura. Ragazzi, se avete qualcosa da dirmi, sto qua, eh. Anzi, vi dico io, a che punto siete? E ho detto tutto. Cioè, stai ancora a caro amico, vuoi dire? No, caro amico no, però A caro nemico? caro amico. Allora, Alessio, siamo a buon punto. Ti ho detto che ci stavo lavorando, che era sotto i ferri il telefono, e infatti è sotto i ferri. Allora, le piazzole le vedo libere, per cui non devo andare a ripulire per liberare nulla. Devo solo attendere che, come si dice, si raffreddi un po' e andiamo a fare delle misurazioni. Naturalmente manca il condensatore, ma il condensatore non impedisce che troveremo la corrente, perché sta sulla linea della main quello. Quindi non è indispensabile rimetterlo adesso. Alla fine del lavoro lo rimetteremo. Salutiamo anche Flamur e Mini. Allora, sentiamo. È bella calda, eh? Dovrebbe essere intorno ai 150 gradi adesso. Le mie dita sono. Però, se volete, abbiamo la prova. Qui abbiamo questo qui, che è un misuratore of temperatura. Che temperatura abbiamo qua? Vediamo un attimo, eh. Se riesco a inquadrarvelo, questo qui non mi dice, ecco qua. Adesso sta misurando la temperatura ambientale che è di 28 gradi. Vediamo invece sulla scheda quanta temperatura rileva. L'ho appoggiato sulla scheda, vedete, sta andando. Aspettate, c'è davanti tutto l'omega, non vedete, però se un po' lo rimpiccoliamo questo, ok. Adesso potete vedere anche questo qui che misura la temperatura. Eccolo qua, mo sta a 32 gradi, no? Se noi lo mettiamo sulla baseband e mi scanso magari con le mani. Comincia a salire, vediamo a quanto arriva. 41, solo 41. Allora sta scendendo la temperatura. Sì, solo 41, dice, sempre sentire. Sì, mi sa che è scesa, eh. Prima mi sembrava più alta la temperatura. 41 è quasi nulla. Calcolando che è 28, dice secondo lui la temperatura attuale. Vediamo, 34, 35, 38. Sì, la temperatura è scesa di molto. Bene, meglio così. Allora, adesso andiamo a vedere quanta corrente troveremo lassù. Prima non avevamo nulla, tranne la 1.8 e la 1.1. La 1.1 della SRAM e la 1.8 sempre dell'SD RAM. Ok, ora che abbiamo rimosso la base band, che era quella che magari impediva il flusso della corrente, no? Quanta corrente troviamo qua su? Vediamo se riesco a farvi vedere il mio multimetro, perché a volte funziona la camera. Qua siamo solo lunatici tutti quanti, pure le camere. Ora riprendo la camera che si è un po' sdraiata perché stava dormendo. Se riesco a farvi vedere il multimetro, beh, se no fidate di quello che dico io. Io intanto cerco di abilitarla, vediamo se si abilita. Camera. Allora, dovrebbe essere questa qui, SX, vediamo se funziona oggi. Se oggi ha voglia di lavorare. Mo vediamo, io non lo so. La sto richiamando intanto al lavoro. Ehi, ci sei? Allora, sta accendendosi. Per ora non vedo nulla. Secondo me non funziona perché non vedo nulla. Vediamo, la abilito. Niente, doveva comparire qui in basso a destra. Sulla
sul mio bel pancione, ma non funziona. Ma ragazzi, queste sono le cose moderne. A quanto pare tu compri queste cose full HD qua giù su, poi vabbè, è il mio computer. Vi ricordo che a dicembre faccio gli anni, quindi regalatemi un computer. Sto chiedendo poco, su, un i8 ultima generazione, 17 pollici Asus. Che ho chiesto? Niente, Una speech. stupidaggine, no? No, niente. Famo una colletta tutti Ok. Poi quanti. uno ricco come te, come voi, cioè, va, facciamo così. Boh, andiamo sulla corrente, sono curioso di vedere quanta corrente ci passa. Cavo di alimentazione, accendiamo la scheda e andiamo a vedere quanta corrente passa sul modem, che non c'è, però passa. Non passa lo straniero. Ciao ciao. Accendo il signor alimentatore da banco, accendo la scheda che si è accesa perché anche se manca il modem si accende. Quanta corrente c'è? Vediamo. Pronti alla sorpresa. Qui dovrebbe essere 1,25. Quanto ce n'è? Esagerato. Invece che 1,25 qui c'è 3,7. E che cavolo? 3,7 è troppo. E come mai c'è 3,7 là? Poi dovremo chiarire questo qui per qua. Qui dovremmo avere 1 e 1, 1 e 2 e abbiamo 0,760. Beh, comunque la corrente è salita. Qui sempre 3,7, qui 0,764, qui cavolo de nulla, qui non c'è niente. Ehi, oh, chi ha rubato la corrente qui? Qui non c'è nulla. Qui niente, qui niente, qui nada, qui 1 e 1. Qui c'è una palletta di stagno, ma poi ci vediamo. Poi qui abbiamo la 1,8, no? E c'è ancora. Qui abbiamo la 1,1 e c'è ancora. Quindi, allora, qui dovevamo avere 1,25, invece abbiamo 3,7. Caspita Caterina, senza modem. Largheggia. Salutiamo anche Giovanni Re da Catania, dice che è nuvoloso. Poi, Platarotti, non capisco la domanda, forse io mi ho detto qualcosa a cui stai rispondendo, ma non so. Dunque, la corrente adesso circola, anche se lì doveva stare solo 1,25, adesso abbiamo un 3,7 e qui, vabbè, sempre 4 volts, ma è giusto. Voglio capire perché lì da 1,25 siamo passati a 3,7, scusate, io sarò che sono stupido. Allora, clicco la L5803 che è l'induttanza in questione e vado a vedere sul microfiche la L5803 quanta corrente deve avere, perché io mi ricordo e sono sicuro di 1,25, ma qui vedo 3,75. Mi pare esagerato, no? Oh, 5803 me la cerchi? Not found, ma io sono scemo. Ehi, tu! Microfish, ma ti manda a pascere le pecore, eh? Trova questo componente. Not found, ma come not found? Oh, non lo trova, eh? È scemo questo programma. Era 5803, mi sto sbagliando io. Allora, sì, 5803, perché non lo trova? Ora ci clicco magari, visto che mettiamola interoperability, così me lo trovo da solo. L'hai trovato, Microfish? Allora, no, non lo trova. Signori, non c'è. Non c'è, non c'è. Su Microfish il 5803 non c'è, perfetto. Vabbè, direi che la connessione come al solito fa schifo. Allora, non ci sono i valori del modem su questo programma, valori elettrici parlo io, e non ci sono nemmeno qui nelle solution list. E io ce l'avevo messa, eh. Io personalmente ce le avevo messe, ma non ci stanno più. Perfetto. Rimisuriamo. Comunque qui invece di esserci 1,3, 1,25 è diventato 3,73. Auguri. Qui 0,7, qui 3,7. Dunque, andiamo a vedere un attimo su questo condensatore. Cosa ne dice Microfish? Questo condensatore si chiama C5810. Vediamo se il 5810 ce l'ha. Dieci trattino basso RF. Ci sta? Loading. Ah, not found. Perfetto.
Quindi questo schematic della Zillion è proprio buono, c'è tutto dentro, tutto quello che cercate lo troverete col cavolo. Vabbè, aspettate, ho sbagliato, però qui sono io che ho sbagliato stavolta, eh. Non è L ma è C, forse sono io che ho sbagliato pure prima allora. Vabbè, C58, vediamo un po'. Not found uguale, anche se metti C. Aspettate, C. 58 03 03 not found, quindi anche se metto C non ca il, cambiando l'ordine dei denti il prodotto non cambia. Boom. Perfetto. Allora ragazzi, quindi non me li trova, io li so a memoria grazie a Dio. Poi se voi nel laboratorio avete sempre una scheda madre funzionante potete andare a misurare lì i valori. Io ricordo benissimo che qui è 1,25, adesso abbiamo 3,7. Comunque, se abbiamo 3,7, prendiamo lo Zillion e andiamo a ragionare. Perché 3,7? Questo è un enigma. Intanto la corrente la possiamo sospendere dalla scheda perché le nostre misurazioni le abbiamo fatte. Adesso la corrente, diciamo, è tornata, ma in alcuni punti. Ah sì, lo so che avete dei problemi sulla connessione. Mi si era sconnesso. Ringraziate il fornitore di servizi. Quegli ignoranti della Fastweb, non fatevi il contratto con Fastweb, fatelo chi vi pare, tranne che, vabbè, togliete Fastweb, togliete la TIM, togliete la Wind, togliete Tiscali, chi c'è rimasto? Nessuno. Vodafone pure toglietelo, fatevi quello col satellite, almeno pagate 2 soldi, dici costa? No dai, quello costa di meno. Allora, dunque, ragionando in per di noi, no? Questo 58 02 L5802 dove va a finire? Andiamo dietro, switch. Allora va a finire sulla BBPM URF piazzola A2 e basta. Allora, quindi la BBPM URF sta dando la corrente e possiamo dire che la sta dando, ne sta dando di più perché mancando la baseband forse. Prima era divisa un po' qua, un po' là, mo non c'è più e quindi la dà tutta sta povera induttanza. Vabbè, quindi se è così va bene. Poi abbiamo noi da vedere un'altra cosa. Su quest'altra linea qui, switchiamo, switch. Abbiamo visto intanto la prima linea, quella della 5802, che va dietro al BPPM1, questo qui, piazzola A7. Ora, l'altro condensatore, che è, no, questo qui, l'alta induttanza, questa qui, da chi è alimentata? Allora, questa dice che deve essere un volts, e qui c'era 0,7, quindi un po' di meno. Chi è che l'alimenta questa? Questa l'alimenta la BPPMU piazzola D3 insieme al PM Power Manager, eccolo qua. Ok, torniamo avanti. Quest'altra deve essere da sempre un volts, pure qui non c'era proprio nulla. VRF core. Se andiamo dietro, sempre stesso discorso, U1801 e BPPMU REF. È arrivato qualcuno. Quest'altra qui è da, mi ricordo benissimo che è da 1,8 questa, perché questa qui è quella che va sulla SDRAM e anche da quest'altra parte è 1,8. Vediamo un po' chi è che alimenta questa. Qui sempre U1801 BPPMU REF. Ok. E infine è arrivato Max. Basta. Ok, quindi qui intanto rimettiamo a posto la baseband. Poi vediamo che Sera. succede. Ciao Max. Poi vediamo Buonasera. che succede. Bonsoir. Buonasera. Con chi stai parlando? Sono in diretta, Ah, figurati. buonasera a tutti allora. Saluta, saluta. Hai Buonasera. salutato? Mi Sì. saluta. Buonasera. Oh, ma fa caldo, sono io che c'ho No, ma caldo? veramente caldo. Ah, ok. Sai com'è? Ma Sento proprio caldo, un no, po' di cioè. caldo in giro, quindi mi domandavo se ero io. Ok, qui abbiamo misurato. Adesso andiamo a pulire, poi facciamo le nostre
lavorazioni. Riprendiamo la piattaforma qui, il preriscaldatore, che è ancora caldo. Accendiamo. Sta lavorando a Bellman. sì, Aspira. vorrei che funzioni, vorrei, io vorrei, Tu non vorrei, vorresti ma se dice, vuoi, ma se vuoi. come può uno scoglio arginare il Agina il mare, mare. anche se non voglio. Torno già a polare. Ammazza, ma sei tutta, eh? Le discese ardite e le risalite, qui nel cielo perso e laggiù il deserto. Ah, non c'era. Siete là di capelli? È di qualche giorno? No, mi sono Ah, fatto gli anni da con quando li riempiti di colla? decolla, non riempiti decolla. No, Ancora c'è la colla, no? no, tolta. Ci ho Ah. messo una mezz'oretta per toglierla, però alla Ah, fine. ma quando la rimettono? Lo Boh, sai? non lo so, sto aspettando che mi dicono se è andato bene o se devo ripetere. Ah, beh, allora speriamo che è andato bene, così non devi No, fare. ma non credo perché. Sei un miscredente? No, non è che il tempo che è necessario per dare esito positivo all'esame è stato talmente po poco. Ci voleva di più, insomma. E certo, quello che dura tutta la notte, io alle 1:30 si è spento. I macchinari, I macchinari sanitari, che sanitari ci abbiamo. eh. Funziona, sei contento? Beh, tanto stiamo meglio da americani, cacciano L'assicurazione? tutti i soldi. Parli Sì, dell'assicurazione, beh, noi quantomeno. È vero che per fare l'esame ci vuole un no? Puoi morire prima, no? anno, eh. Sì. Hanno fatto una statistica, ho visto l'altra settimana sul telegiornale, che arrieri per fare un elettroencefalogramma un anno e un mese. Mi hanno dato appuntamento dopo un anno e un mese, Dove? arieri. Arieti? Io ci Arieri. lavoro, Arieti. Cioè un anno e un mese, vabbè. No, fa schifo. Beh, se Per è fare una un'urgenza lo fai prima, no? un attacco, diciamo, per chi purtroppo sta Beh, male, 40 giorni. Cioè, quelli sono attacchi che te devi fare dentro una certo. settimana. Che ne sai che ci stai oggi ci stai, domani Domani non lo sai. 40 giorni non lo sai, Beh, eh. uno si fa Ma ricoverare. che te fai ricoverare? Non No? ci sono i letti, poi ti buttano in corsia, aspetti la settimana in corsia, mezza ai matti. Ah, sì? Guarda. Funziona così. Non Proprio vero, se la 15 fa anni che c'è tutto. anche l'open day, come si chiama? Day hospital. Day hospital, no, che fa? Oh, Nemmeno day quello si può hospital, fare. day hospital. Beh, col day hospital intanto stai in coda, no? Vai più veloce, poi si Day vedrà. hospital lo fanno, ma lo fanno in 2 o 3 giorni, te li mandano a casa. Oggi ti fai analisi, che ne so, analisi del sangue, poi domani torni e devi fare. Anziché fatto tutto in un giorno, tutti quegli esami in un giorno, devo farlo 3-4 giorni, però te vanno a casa e non occupi il letto. Beh, meglio che aspettare tutto quel tempo che hai detto te. Sì, infatti. Io infatti per farmi l'esame un anno ho dovuto aspettare. Io un anno per fare quell'esame. E poi alla fine Beh, le 1:40 si è spenta batterie, il non è colpa di macchinario. loro, no? Beh, Le pure tu batterie. E mo. se che era una batteria compatibile, non era originale. Scarichi troppo le batterie tu pure, eh. Ma devi smettere queste batterie. Sto rimuovendo la resina. Ti faccio vedere com'è. Piano piano, light light, me la sto rimuovendo. Così vedi, guarda, eh. Tipo, eh. Vabbè, ho preriscaldatore sotto, Giuseppe. Appunto, E ne è bene no? Visto che ce la usiamo, no? Vedi? Piano che ne ho. Certo. Sì. piano, si fece in Napoli, poi Roma. Però questi cinesi ancora non si sono inventati in qualcosa per levare più facilmente la resina. Sì, sicuramente un bazooka. Un bel bazooka, che ne dici? No, una bella fiamma ossidrica. Di cosa si salva però dopo. No.
è partito qualche condensatore? Uno qua all'angolo, l'ho messo da parte, vedi questo Si è qui. staccato da solo. Mentre che vai a pulire la resina ci passi in mezzo, se quello già era un po' debole di cuore, si toglie, no? È normale, no? Normal administration. Mazza quanto scotta, mi ha scottato il dito. Anche per quello c'ho caldo, perché mi arriva tutto il calore di sta piastra. Capito? Guarda quanto sta. A 160. E mi arriva. Mi arriva sul petto, capito? Quindi sto soffrendo un po' di caldo. Senti come taglia di là. Non No, sta mangiando la carta, non sta diciamo tagliando. mai come taglia. Ok, allora. Già, ne è rimasta molto di meno, lo vedi, no? Piano piano ce la portiamo via tutta quanta, sta resina e amen, no? Questa piazzola è partita. È nulla, vero? Io non parlo questo, L'angolo. no? È una... Se è l'angolare, sì. Quella serve, no, invece, perché, vedi, L'angolare? quella lì, la seconda serve, Ah, la la A seconda? Ah, e 2. certo. Sembra che sta andando a fare la Dov'è? Però spesa. c'ha il punto di riscontro, guarda Sì, ma un non mi va di fare i conticelli. Che notizia è che c'hai? Dillo a cosa qui, come si chiama? A Pasquale, che non sapeva manco vedere il punto di riscontro. Dico, guarda, c'è il punto di riscontro. Che? Che... Come? Di che stai a parlare? Niente, Pasquale. Ti ricordi, Pasquale? Cos'è il punto di riscontro, Pasquale? per collegare il ponte. Giuseppe ha dei problemi sulla connessione. Non me ne dire, guarda, eh. Come se non lo sapessi, che ho reclamato un sacco di volte a questi. Sono tutti quanti uguali comunque. Tutti uguali. Cambi, cambi, cambi. Passi Il dalla padella alla discorso brace è, secondo eventualmente. me, se cambi tu cambiano anche gli altri. Poi se una linea è meno affollata quando tu la occupi, se tutti Quindi cambiano, quando tu su quella linea sei come aspettare che cambiano gli bravo, altri? devi essere paziente, gli altri se ne vanno. Giusto? Cambiare altri, tu ti trovi una linea decente, già, meno male, va. Andate a vendere tutti quanti pure. Che so che fai? Sei Cambia. sempre a rincorrere, alla fine. Beh, purtroppo uno a me mi serve per lavorare, Certo che ti serve, no? te è Poi che faccio? essenziale. Non è che Cioè, non sto. tanto per, diciamo, non tanto per fare dirette, perché comunque è una cosa buona per gli altri, ma quanto che te serve per la linea, per il ziglio, per tutto. Sì. Mo che ti sei pure attrezzato come vuoi fare quello tuo. Però se gli devo mettere la corrente, l'ho lasciato sprovvisto oggi, mi serviva la corrente. La devo rimettere, no? Poi senza corrente. Hai mai fatto un calcolo per una diretta di un'oretta quanto te consuma il wifi quello da SIM? Non lo sai, eh? Tanto è illimitato quello che ho io, che mi Ah, importa? Sì, c'hai hanno rete fatto. illimitata? Sì, hanno fatto illimitato quello, quindi. Non è che Allora prima devo fare il rete calcolo perché sai allora. se superavo, No, no? Ma non serve più che faccio il no, no. Oh, quello hai calcolo, fatto? capito? Lo stanno facendo più o meno tutti, questa è con la Wind. Più o meno tutti so che lo stanno a fare ormai, eh. Non esiste Ma è più. una linea telefonica o solo wifi quello? Quello che c'hai No, dentro la macchina? è anche telefono. Perché lo devi fare in quel modo per farlo illimitato, no? È business, no? €15 più IVA lo fai limitato. Ok? Vedi, piano piano se ne sta andando,
Ci devi perdere un po' di tempo, Max. Qui sembra che c'è altra foto del Monte Bianco, eppure non gli ho fatto niente, vedi qua. Io non li ho toccati, eh. Sono tutte parti già mangiate allora, perché cioè io sono appena appoggiato qui e l'ho alzato, no? Non sta a far starci quel buco là, no? L'hai visto, no? Che bel Eh buco sì, che sta qui. allora. Vediamo che cratere è, di grandezza. Sì, vabbè che sono, da quello che vedo, sono tre piazzole, dovrebbe essere tutte e tre senza arte né parte, però sono partite, c'è stato questo buco. Eh sì. Vediamolo sullo giro. Allora, quelle lì stanno là, sono queste blu, Sì. spero. Si immagini che non Guarda, sono quella quelle blu. guarda fuori, non puoi. Aspetta, C'è misuriamo. quello un buco, no? Vedi il buco in C'è mezzo? il buco e accanto così, Adesso vediamo. dovrebbe essere Sì, c'è il buco e ci stanno quelle, sì, quello. ok. Tutte me le sono fatte quelle, eh. O meglio, si sono tolte da Sono sole tolte da perché sole. Ma non tanto avevano se le voglia di tolgono rimanere pure. lì. Però Se le tolgono si è fatto pure proprio un buco qui, poi gli da ora. devono mettere un po' del maschio per perché è brutto vedere questo buco qua, no? Pure il chip non si posiziona bene con tutto questo buco, no? Sbaglio. Vediamo, viene bene piano piano. Almeno usiamo il sopriscaldatore, no? Fino a che No, no. funziona. Quell'altro non si sa ancora, eh? Quell'altro bisognerebbe programmare Quell'altro col bisogna chip. guardare, Oppure guarda, bisogna guardarlo. bisognerebbe chiamare il cinese che me l'ha Dai, venduto, dire senti. quanto vuoi per me solo questo. E quello, siccome è un affarone per lui, mi farà pure un prezzo buono. Ne compro un altro, fai prima. Fai prima a comprarne un No, altro, aspetta, adesso questi star stanno sui 150, massimo 200 dai. euro. Se mi chiede la luna, gli dico sì, ciao. Cinciun pam pau, ti saluto. Non so se mi spiegai, no? Viene, così viene pulito pulito il lavoro, perché tu non ci hai mischiato per niente quella roba nera, no? Sì. Ma questo lo fa Dove c'è questa resina morbida? Questa è morbida, sta questa è resina. Però morbida. sai, col periscaldatore anche quella un po' più dura ammorbidisce, eh? No? È gomma così, vedi? E chewing gum. Vabbè, risponde, dai. Stretto sembra, tocca andarci di lato così. Una volta guarda la cazzola. Sì, ma meglio no, che ne facciamo partire. No, no. Ancora non è tempo di ferie. Allora, è fuori fuoco, ecco, adesso va meglio. Era un po' fuori fuoco. Questo è nulla, si vede già che non si regge, vedi? Già Guarda, già è andata. si vede che non si reggeva. No, già è andata, eccola. Se ne voleva già andare a spasso, ce l'abbiamo mandata. Oh. Poraccia, se vuole andare a spasso, non ce la mandi? Ma poi giovedì sera dobbiamo andare Mercoledì va bene uguale? a mangiare? Domani? Mi può venire pure Roberto, ha detto che fa domani. Non Roberto. conosci più Roberto? Quello viene la mattina, quel ragazzo che Ah, fa. Quello che fa il quello cuoco. con pochi capelli. Sì, anche. Sì. No, no, non sta lì. Quello No, quello è per Luigi. Roberto sta non lo conosco. qui. Conosci Roberto? Dai, lo conosci. È venuto qualche anno, è venuto quasi mai, con noi la sera, perché venendo solo la mattina. Anche Se facciamo domani, se io sì, però certe domani, guarda, domani mi portano l'asciugatrice a casa, c'ho appuntamento dalle 2 alle 7, volte. pure Pure ti per asciughi fare. finalmente? Vabbè, mi muoio, asciugatrice. Ah, per i panni, no? Per Intanto c'è tua moglie, ha detto, i panni, sì. No, c'è dove, è chi? no? Ci deve essere tu perché paghi tu. L'ho già pagata, a rate. Ho fatto il finanziamento.
Ah. Però mi hanno chiamato stamattina e me la portano domani. Costa parecchio, allora. Costa. Costano, lo so. Costa, costa. Consumo pure un sacco di corrente. Ma quella che ho preso io è inverter, quindi dovrebbe consumare di È meno. invertita? Sì, come i condizionatori. Partono che consumano tanto e poi dopo. Ok. Si calmano. Sì. Ma questo stagno che sta qui, vedi, è più tenero perché con 160 gradi, lo vedi che già se n'è Sì. andato? Ah, se espande, vedi. È quello della. Allora, quindi, mo, questa è una. Ho capito una cosa. Quando lo togli questa copertura, cioè, dove sta la aspetti la togli, non manco riscaldi niente allora. Visto che è così morbida, Eh sì. no? O O sbaglio? no? Magari rischia pure che ti parte qualcosa sotto scaldando. Visto che è così tenero, che si taglia con. No, non ti togliere, stupido, tu mi servi. Se sta a muovere quello. Allora, come ti permetti di muoverti? Faccia rovescio, allora. Ecco, va bene. Sta partendo sta piazzola che mi serve. Giù, ok, stai buono e non rompere sempre devi uscire in modo giusto, E qua è ecco. un'altra che si Però muove. non deve andare via, già si era mosso pure Sì, pure prima. quella. Devi stare ferma alla acqua. Allora, guarda, pure questa si muove. C'è troppo stagno, perciò si muovono, sono belle cariche. Questa è nulla, non me Quella ne c'è frega arrivata. niente. Ma vedevo che era nulla, quindi chi se ne frega, no? Ti importa delle piazzole nulle? Oh no. Manca a me. Allora, senti, prendiamo un po' più sottile, facciamo meglio, più preciso. Tanto basta seguire l'onda, no? Giusto? Eccola. Quella è una massa, quella là, quella centrale lì, insieme a questa, se non mi sbaglio. Quindi arriva. Ma vediamo se mi va. Non mi ricordo, ma sembra che è una massa quella. Fammi vedere. Anzi, no, forse è proprio nulla. 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 Sì. Nulla devo fare, La come seconda è dire. la massa. Sì, beh, questi attorno sono Sì. masse, già lo sapevo. Questa non mi ricordavo, però, hai visto, è nulla, è blu. Che se ne frega, no? Che ti metti a piangere per le blu? Le mille bolle blu? Ok. Bene. Siamo a buon punto, Fiorina, Giuseppe. ha contattato la ditta di quel software che non mi funzionava più. Mi Ah, quello che vede i cosi? Che ti ha detto io. hanno rimborsato Ah. intanto, perché, scusa, no, tu Sì, lo ricordo, mi togli i punti e mi manca la licenza, hanno riconosciuto che c'è stato uno sbaglio. Mi vogliono contattare per farmi diventare una sottospecie di venditore del programma. Sinceramente non mi interessa. Io l'ho consigliato perché andava bene, se fosse adesso lo sconsiglierei, visto che ti quanto ti è durato? bloccano. Manco un mese, Giuseppe. Poco, sì. Ma perché poi ti hanno fatto quella cosa? Come si sono Perché giustificato? secondo allora risultava la licenza di un altro programma, non di quello. E dice che quindi non doveva essere possibile che io l'ho usato, io lo usavo. No? C'è pure la diretta che lo testimonia. Però mi hanno detto che forse era un bug del loro programma. E se oddio, no, non mi puoi saltare tu, mi servi. Sta lì e non rompe scatole. Questa qui. Questa, di solito questa si ponticella. Questa qui, la conosci questa piazzola qui? Vedi questa qui che viene da qui? In genere quella è debole e si fa il ponticello. Infatti si è mossa, l'hai vista, no? Però non essendo partita io non gli vado a A rompere scatole. Non ho interesse di sfrugugliarla.
Questo? Miseria. Si fanno. Partiamo da qua. Facciamo una camminatina. Comincia a piovere. Sta ripiove? Eh sì. Ma è previsto il diluvio, Sì. eh? Universale. Siamo stati Che cattivi, ora? Max. Eh? Verso che ora è Non mi previsto? ricordo l'ora. Vuoi saperlo da Alexa? Alexa, che tempo fa? Che tempo fa lo sappiamo. A Centocelle si prevede un allarme arancio per vento fino a martedì 5 novembre, 23:59. Le previsioni attuali indicano cielo prevalentemente nuvoloso, con una temperatura di 18 gradi Celsius. Per stasera sono previsti temporali, con una minima di 11 gradi. Sì, si abbassa la temperatura. Sì, Beh, tanto pioggia, sono riuscito a sopravvivere a un viaggio, quindi. Forti raffiche di vento. no, ma stamattina No, ho. no, io da Rieti a Ma secondo Monterotondo, voi i mezzi? c'è la ma... No, i mezzi. Sto chiedendo, Oh, ma che siamo, oh. Sta arrabbiata. Mamma mia, non si che può poi dire Roma con i niente. mezzi. Hai detto che è No, sopravvissuto al viaggio, pensavo di andare con i mezzi. no, no, no. Da Rieti a Monterotondo, cioè, delle raffiche di vento che te si incollavano. Ah sì? E Qualche tu non ti miseria. sei scollato? No, ho fatto una fila al massimo. Gente che mi suonava e diceva che doveva andare Più veloce? pure. Sì, hai capito? Sti cavoli. La resina è, sì, fa anche da isolante, ma io faccio che lo mettono soprattutto per mantenere fermi gli integrati, per bloccarli, diciamo, no? Solo che, come vedi, poi. Oppure quando te casca nell'acqua per mantenerli, se brucia Sì, si altro. bruciano qua, esatto. Sì. È inutile che mettono la resina. Però basta che loro ci credono, no? Guarda come saltano quelle nulla, Sì, dom, 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 guarda come va. Hai saltano. visto? Manco le sfioro che già. Questa catena dovrebbe servire. Questa qui. E quindi non la sto toccando per adesso. Queste a ramificazione, no? Le hai viste? La croce. Questa qui, vedi? Attorno qui c'è tutta una ramificazione, no? Sto cercando di passarci accanto, di non farmelo portare via. Corrado, c'è Corrado in diretta. Ciao Corrado. Dove sta? Qual è? Ah! Ti ha salutato. Era in diretta dall'inizio. Il ragazzo sta lavorando su alcuni terminali in corto di base. Mi ha detto come fate, dovremmo fare 7 e poi di. Eccola che parte quella, eh? Chi è? Quella lì? Salutale, Sì. no? Hanno fatto le valigie, spero. Questo sotto non deve partire, quello di sopra chi se ne frega. Andiamo? Ok. Qui abbiamo pulito. A me manca poca roba, no? Beh, sotto qui c'è ancora pure. Pure qui c'è una bella radura ancora, però sopra ho quasi finito. Poi quando fanno quei filmati che ci mettono 2 secondi, no? Vuole sapere come fanno? Come la tolgo una resina con la zappa? Boh. Vuole sapere, se fanno Beh, Giuseppe, questo. è buona quella che ti è partita. Questa Com'è? Che dici? Questa qua. Buona. Perché vedo che c'è un puntino. qui Quello, dici tu? esatto. Non lo so, Ah, no, è no, no, no. sporco. È sporco, eh. Però qua lo vediamo, cioè, mo, non mi fa già avere l'animo. No, ho visto un puntino e ho detto, vedi, quello è partita verso la buona. No, no. No, ci sto andando delicato, delicato, se parte è proprio perché può partire. Allora. Qua sopra abbiamo pulito tutto, no? Sì. Adesso andiamo qua sotto. Partiamo da qua. Rifinitura. Ce ne sta ancora parecchio, ma mica. Tu la chiami rifinitura, ma ce ne sta dando ancora da resina, vedi? In mezzo qua. Comunque la baseband dell'Intel è delicatissima. Parte una volta sì, una volta pure quando fanno l'audio. No?
qui conviene seguire quest'onda così, l'onda quadra. Qui ce n'è una che salta sempre, questa qui. Ancora non è saltata, se non salta ci fa un piacere, se no la ponticelliamo e amen. Non è spostata, eh? Sta ancora sul filo. Finché sta sul filo ancora non è morta. Vabbè, se muore la risuscitiamo. Allora, eccoci qua. Ok, questa quindi è rimasta, ma la mettiamo giù, poi la sistemeremo meglio. Basta che rimane qui, stai buona, accucciate, giù, a posto. C'ha quel filo lungo lungo, quindi è delicata. Comunque per metterlo sotto, come fanno a farlo entrare tutta sta cosa? È entrata bene, no? Deve essere proprio liquida liquida allo stato iniziale. Sta rubaccia qua. Ma questo è tipo quelle si seccano a raggi U. No, e come fa? Sta sotto. Non ci arrivano i raggi sotto. No? Ma che non ci arrivano? Non ha calore allora? Non lo so. A secca se secca. Penso a contatto con l'aria. È bicomponente magari. Com'è? Pannicello non sono riuscito a fare. Quale? Quello del condensatore che era importante. Nessuno dei due? No. Perché? Il filo, il ponte non si riesce a saldare. Ci stanno, sono grossi quei condensatori accanto dove devi fare? Sono grandi o mi sbaglio? No, grandi, sono grandi. Qual è il problema? Te li faccio io se vuoi. Ma riguardo invece all'U2 l'hai fatto quello dell'U2, no? L'U2 è un'altra grande storia. Cioè? Si era saldato e poi si è spostato e si è saldato. Aspetta, e perché si sarebbe spostato se era saldato? E no, non si era saldato completamente. Ah! Quindi tu pensavi che fosse saldato e poi perché si è spostato? Sì, lo sto per attrezzare ma non si è... Ah. Addrizzare ad un componente che è saldato. Sì. E come fai? Ti è saldato? No, non si è saldato. Quindi? Vogliamo buttare questa scheda? Mi sa proprio di sì. Come si? Oh? Te butto a te!
Ma c'è un altro mezzo macello. Stai scherzando, stai? Mi sono staccato due componenti. Ah. Vabbè, sei il piccio. Quindi stai facendo come Mattia? Non ti sento, ho perso il piccione di tutti. Mattia anche gli è successa una cosa del genere? Si è rimboccato le maniche E con un giorno e mezzo e hanno con un po' di tempo a riappiccicato questa parte, questo è il zompato, va tutti. Ma poi è ripartito? tutti. Che? Ancora una Quello fila. dove è appiccicato? Ci ha rimesso i componenti. Sì, ci ha rimesso l'induttanza, l'induttanza, condensatore e Non è ancora acceso, no? condensatore. Acceso? No, Perché lui ha acceso. detto se era ripartito, vuol dire se funziona. Ah, questo lo scopriremo a breve. Ah, Lo scopriremo solo vivendo. hai posteri alla tua sentenza? Vabbè, È quella? Ah, proprio lei. ok. È abbastanza pulita? Alla conta dei morti, no? Quanti punti ce li devo fare? Se bisogna fare, naturalmente. Giusto? Uno sicuro. Allora, adesso io direi di metterci un po' di frustante e puliamo. Di preparare un po' di trecciola. Senza la resina si pulisce sicuramente meglio, no? Non diventano nere le piazzole. Lo spennelli? Sì, con questi, no? Sì. Viene bello pulito, no? Che tu che lo faresti? Ecco, No, no. dentro non si fuma, non capiscono sta gente, ma questo è spento, dice? che cosa? Sì. Perché? Non lo puoi consumare? Ah, accendi, accendi. Mi è saltato il filetto. Non è ancora resina. Ma da poco ce n'è Sì. tanto. Impastare. Brucia? Cotta, è cotta, non è cruda. Beh, stiamo facendo col calore, no?
Ok, adesso andiamo al conteggio dei morti. No? Ho abbassato la temperatura anche del preriscaldatore. Qui ce n'è una che è zompata, quella che pendeva. Ahí sta. Non pende più. Il condensatore, il secondo condensatore, eccolo qua. Si è staccato? Pendeva pure questo. Quanto rompono. Cerchi di incollarlo, rimane incollato qua. Ok. Allora, abbiamo quindi questo qua giù sicuramente da rifare. Questa linea qua che viene qua. Questo qua. Quello col filo lungo, eh? C'è già il filo, sì. È saltato la grande. Però qui ancora non si vede, è troppo sporco. No, se riusciamo a prendere. Adesso si vede meglio, lo vedi, no? La traccia? Sì. Il quarto, giusto? Il quarto, no? Sì, contando da sotto quarto, è la quarta, la sì. Quarta, sì. Quindi sarebbe da fare questa scavata qui e ci si fa il ponticello. Beh, stava già lì lì. Vediamo poi, questa è una, no? Poi qui. La linea questa qui c'è, qui sono tutte nulle, queste altre, ok. C'era quella sopra che si era mossa? Aspetta, mo ci arriviamo. Saliamo piano piano, vediamo che cosa ci propone Comunque ancora un po' di lesina c'è stata, la diciamo. sorte. Quella qui per esempio, questa qui. Lì, qua in mezzo, sì. Vabbè, ma allora si può rimuovere ancora. E quella sta sempre in mezzo alle scatole. Questa qui è rimasta, ma conviene un po' di cielo, comunque io famo. Qui è tutto a posto, qua sopra è tutto a posto. Qui non c'è niente. Queste quattro dovrebbero essere tutte e quattro nulle, queste quattro qua. Accoppiate? Mi sembra, anche se qui sembrerebbe che c'è
una sottospecie di recupero, vediamo un po' se sono nulle. Allora, quelle 4 lì, si sono tutte 4 nulle, e anche quelle 2, ok, vabbè. La seconda lì è nulla, perfetto. Vabbè, e quindi c'è solo quella roba che abbiamo visto adesso, non c'è Un ponticello solo. nient'altro di importante. Questo ponticello qua, mi faccio quest'altro per sicurezza, questo laterale, ne sono due. Qui, sti buchi li riempiamo, non tanto gli altri, ma sto cratere qua, no? La dalla mezzo, quello là. Questo qui gli Sì. metterei un po' di soldi al maschio, no? Vabbè, qua c'è il resina, ma questa se la porta via pure adesso così. Vedi? Infatti questa resina è una croce, no? Dappertutto sta, Strano, dappertutto. Più la rimuovi, più la trovo a mezzo di scatole. Vedi? È una rogna. Non c'è, quello è il buco. qui non c'è. Vabbè, allora. Due ponticelli, ribolliamo la base band. E poi possiamo andare a rimettere i condensatori, dobbiamo rimettere la baseband. E poi spariamo la baseband e dovrebbe tornare tutto ok, non dovrebbe essere più in corto. Ok, perfetto, sì, questo qua. Allora, dove sta il mio tool? Se lo sono prestato, non lo Un vedo. argentato? Quello dorato? Eccolo, l'ha Scusa. Al preso qualcuno prima. telefono c'è quell'azienda che sta chiamando ogni giorno. Ogni giorno. Come ogni giorno? Sì, Quella... devo parlare di un appuntamento. È al telefono, vuole parlare Però con adesso c'ho te. da Che faccio? fare. Stavo chiamando alle 19, adesso c'ho da Le fare. 19? Sì. E quelli là di quella di te ti dicevo. Se non può, domani, un altro giorno si vedrà. A posto. Flux, flux, flux. Dottore, devo fare qualche ponticello? Eh? Forse più di uno. Guarda, c'è anche lui che è bravo, eh. Gli dai 50 euro a ponticello, te li fa. Vabbè, dai, 25 perché sei lui. Due ponti, uno. Due. Ogni ponte è 25, 2 ponti 25, 3 ponti Insomma, 75. tedesco viene ancora a lavorare su questo. Che gli hai fatto? Fammi vedere. Che ti ha Cratere. fatto sto Il scheletro adesso? cratere. È È venuto venuto un po' un in impiccio? bel cratere. O conviene cambiare completamente. Ovvero? O passiamo al sedile. E la backlight? 5S è un macello. No, backlight l'ho fatta. Ma questo era facile. Fatti che hai Lì non combinato? vuole guardare. Oh, ma sai che ci mancano solo 1, 2, 3 condensatori, 4, un po' di piazzole. Quante ne ha fatte saltare? Devo pulire perché non si vede bene. C'è la nebbia. No, perché l'ha fatta? La Blackstream ce n'era da dentro. La benzina era da misurare, ma hai fatto saltare tutto. Che misuri male? Sì, puoi sempre fare spe... Ah, che bello! Allora, una, due, tre, quattro piazzole mancano sotto allo 2. Hai fatto saltare la resistenza accanto, due condensatori, terzo condensatore, quarto condensatore, hai rotto questo arto integrato. Oh, ma stai andando bene? Sto migliorando. Hai rotto pure il power manager, perché mi sembra che ci escano le palline da sotto. Ma hai protetto qualcosa? Come ti avevo detto di fare? No. Ah, così si lavora. Se tu non proteggi qua stai a Sono fare. proprio le palette aperte. Stai a fare proprio strage. Allora.
Dunque, a che punto è arrivato? Vediamo del programma. La becchinata l'abbiamo fatta prima delle due, giusto? Meno male. Allora, 5S, sì. Dovevi farlo prima, ma se l'ha fatto prima meglio ancora. Poi, ok. La backlight fa lume indostano, la black screen, diciamo è l'U3 dietro. Ci sta, sì, questo qua. Questo chip qua, vedi, in genere si blocca. Non è detto che si blocchi sempre lume, è questo qua. Che troveremo dappertutto questo qui, perché sta sul 5S, ma sta anche sul 6, sul 6S, sta anche sul 7. È sempre lo stesso chip, questo qua. No, qua si chiama U3. Però se tu vai sul Logitech, metti il mouse sopra, ti dirà qual è la sigla interna, che è quella sempre che poi ti comparirà, che poi è quella che ora ti faccio vedere. Si vede sul chip quella sigla, guarda. Se lo puliamo per bene, si legge qua sul chip, ma è sporco, non si legge niente, no? Ma se noi lo sgrassiamo e andiamo a pulire, si dovrebbe leggere, eccola qua, questa qui, vedi, questa 8, qui, 5, 6, 7, no, è 6573 6, 5, 7, DS. 0 AOP. Questa sigla qui la troverai poi anche sugli altri. Tu prendi questo qui, la scheda di un 7, no? Diciamo qua ci sta pure quello, sì. E per forza. Guarda, mettiamo qua. Vabbè, No, si chiamerà in un altro modo. no, sì, come nome. Però eccolo qua, sta qui, guarda, me lo faccio vedere. Molto un quadro, sta qua dietro. Eccolo qui, vedi? 675703 0AOP, lo vedi? Sta pure qua. Questo è un 7, 7 Plus. Sull'8 sta pure là. Quindi è La sempre lo stesso troveremo. integrato che gestisce le immagini. E quando è buono lo riciclano quelli dall'Apple, no? Allora, questo qui. Devi guardarmi sta linea, no? E andiamo a giocarci sopra. L'ICD della backlight è questo qui. Sei sicuro che l'hai fatta? Perché io qua il diodo non l'avevo toccato per niente. L'hai fatto sulla parte davanti, le L'ho induttanze? fatto su quell'altro 5S. Ah, ecco perché. Qua Sì. non c'è fatto nulla. Tu invece? Se vuole vedere l'operato. L'operaio? Operaio. Ok. Senti, fatti l'U3 intanto qua. Lo tolgo. Togli, proteggi la NAND per piacere, che se no me la secchi pure quella. Quella ancora può riprendere. Non in mano a te, ma può riprendere. Dunque, è vicino al connettore del dock, Sì, vero? tutta la parte là sopra. Che mancava un sacco di cose, vero? Sì, ce l'ho rimesso. Vediamo un po'. Ma un altro il condensatore ci ha messo qua. Qua Dove? su, Li ho quello. asportati dalla stessa scheda. Quello è un condensatore però. Questo. Quelli non l'ho toccati, eh. Sono quelli che non c'erano e tu ci hai messo. No, 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 no. Questi io non ci stavano. Là sopra non ci sono Sì. proprio andato. Ah, questo no, però qui ci sta un condensatore, qui dovrebbe esserci l'induttanza. Non l'ho toccato, perché ho toccato solo questa roba qua, me lo ricordo. Non Sotto. giurare che poi è a fine l'inferno, Non l'ho toccato, mi ricordo. eh. Questo è il confine, vedi? Confine. C'è scritto confine? È Ok. scritto confine Dunque, USA allora qui S. dovremmo avere quattro condensatori, giusto? Sì. Questo è un condensatore, quindi Sì. questo. Da quanto è questo? Te lo ricordi? No. Io mi ricordo che è 220 picofarad, dovrebbe essere. Ok. Tu te lo ricordi? Ok, No, non me lo ricordo. sei anziano, eh? Dove stanno i puntati? Eccoli. Vediamo se è un condensatore intanto, no? E se sta messo bene, giusto? Allora, misuriamo. A massa ci stanno. Bene. Vediamo come valore. Ammassa o Ai, c'è un corto, sai? il corto. Sulla corrente di base c'è un corto, perché Bambino. se faccio così e fa così, Bambino. c'è un corto sulla BAT VCC. Come mai? La BAT VCC, se tu guardi sul tuo software, no? Sta su questi qua, sta su questa linea qua, il positivo sarebbe, Sì. no? Forse dietro, perché qua, mo, a parte quello. Oddio, che strage. Non voglio più guardare, vediamo Era qua già morta dietro. di sua sta scheda, Ah, era morta! mancavano un sacco di cose. Manca il PM, Ecco quello, manca. grazie che sta in corto, manca il PM, manca tutta la parte del, manca pure il power manager, che altro manca qua? Guarda, su Com'è? quest'altro manca il processore. Ma io non ti ho dato una scheda buona, guarda, questa funziona, questa Oh, funziona. un'altra vittima della serie Giù, B. giù, no, no, la devi rompere, te ne do una rotta. Questa
Questa qui lo sta, funziona. C'è solo da rimettere un condensatore e funziona. Questa qui. No, no, questa qui funziona, sono sicuro. Manca solo da rimettere un condensatore del cacchio qua. Qua su ti faccio vedere. Questo lo puoi fare, tanto ormai sei professionista dei condensatori, no? Guarda, se tu vai qua sopra e dica fatto, io già te l'ho preparato il lavoro, perché il signore qui, che l'ha abbandonata qui sta scheda perché ha detto che poi non interesserà più ripararla, ha rotto questa, no? Che era una che c'è stata. In induttanza. Ma come sei preparato tu? Quindi io te l'ho già isolata, perché sennò rischiavi che qui lui aveva graffiato, no? E vai a metterla in corto. Tu adesso basta che gli rifai le pistole, ci fichi in induttanza e questo già ricarica. E attorno poi non è messo male, vedi, ci sta tutto qua. Manca soltanto l'induttanza là. Manca quell'induttanza e possiamo riuscire a vedere, perché poi non è manco stato mai aperto. Vedi che è una solder mask? Sì, l'ho isolato, l'ho detto, no? Okay. Quando isolato, cioè non è che l'ho isolato con solder mask naturalmente, no? Fai quelle due piazzole e mettiamoci l'induttanza e vediamo se riprende. Qui non dovrebbe essere in corto la batte VCC, vediamo, tante volte se stessi in corto. Ti ricordi che ti ho fatto così e mi ha dato B? Sì. Vediamo qui. Allora, queste sono masse, 1, 2, 3 e 4, no? Poi qui invece, ecco, vedi, 3,51. Va bene, quanto doveva essere qua? Vediamo se te lo ricordi. 270, sì. Volevi di 270, giusto? Sì, più o meno. Più o meno. Ok. La seconda linea quanto doveva essere di resistenza massa? Calcolando che manca l'FL sarà di meno, no? Sto andando via. Ciao. Ciao. Quanto doveva essere? WhatsApp. Eh? WhatsApp. Ah, va bene, poi lo guardo. Quanto deve essere la seconda, questa qua? Passo. 3,50, no? 3,50. A quanto stiamo? Vedi, manca l'FL. OL, che il valore lo prende da dietro, l'FL, per cui mo qua è 0, è normale, no? La prima era 4,70, giusto? Ti ricordi, no? La prima che sarebbe questa qui, perché quest'altra è negativo, no? Sì. Se vado qui... 4,70... No, 5,48, va bene, no? Sì. Tra 4,70... Quindi l'unica linea che è sballata è questa. Mettendo l'FL dovrebbe tornare il valore e dovrebbe funzionare. A me, gliela posso affidare? La rubi da quella che hai sventrato, la induttanza? Ma perché no? Finiamola da rompere. Anzi, che era sventrata, non sei stato tu, no? Chissà chi è stato. Io non c'ero, se c'ero dormivo. Oh, questa si è girata. Ma l'hai girata tu la camera sulla mia pancia? No. Mi hai fatto vedere tutto e quanti la mia pancia. Allora, torniamo alla nostra scheda che sta qui, ferma, ad aspettare noi. Com'era quella canzone? Aspettare noi, è una ditta speciale. Già c'è sonno? No. T'ho visto che sbadigliati. Guardavo l'ora. Che ore sono? Mi mancano 10 minuti. Tra un po' te suona? Sì. Per chi suona la campana? Per chi suona? Ah no, che è questa. Mo stavo dicendo che scheda è questa. No, perché il modem non lo vedevo. Mo l'ho vista, eccolo qua. Ups. Allora, qui quindi facciamo sto ponticello, ci ho messo già il burro cacao, no? Sì. Ma dove sta il mio coso? Qui, punta fine naturalmente, le cascate sotto il maschio, metti di qua, non rompe le scatole. Punta fine, no, questa è grossa, punta fine, punta quinte, stagno, accendi un po', accendi la radio. A posto, grazie. Oh, c'è anche Raffaello Marchione, buonasera. Pino Magliocco, ciao, quando è che mandi un po' di pesce da queste parti? L'ha finito il pesce, non sa ormai, se l'è mangiato tutto lui. Allora, filo filetto delle mie brame, dici che è la più bella di tutte le ame, no, sempre Biancaneve, troppo alzato. Ok, lo mando un po' più indietro che così facciamo una cosa più tra amici. Salute. Fuori piove, eh? E intanto piove! Dunque, state comodi, facciamo così, no, così. Non giriamo a testa in giù, tanto non gli va il sangue in testa, no? Ok. Bene. La grattatura è quella, no? Sì. Andiamo. Ci mettiamo un goccetto di stagno. E andiamo a mettere il filo. Se può seccato il flussante, lo sta? Eccolo qua.
Ehi, amico, se non si gira giù, che la punta si è girata in su, non si arderà mai. Allora, andiamo adesso. Bastardo, ti vuoi togliere? Ok. E uno, disse quello che c'è con l'occhio alla moglie. Va bene? Preciso, no? Ok. Ora ci mettiamo un goccio di sol del maschio all'inizio, all'origine. Riesco a spolverarlo, giriamolo un po' così, così ci arrivo meglio. Ecco, quello no. Ma sto nella persona giusta o sto in quella sbagliata? Era la quarta, no? Quindi quella la sua, giusto? Ok. Sì. Sembra. Vedo un altro buco sotto. Allora, adesso prendiamo un c'è po'. C'è il buco, ma è sì, no, perché vi sarà quello con l'altro. Allora. Guarda che rompiscatole. Sono tutto sopra. Tutto dietro è andato a finire, visto? Tanto per rompere scatole. Così è più il buco. L'ho fatto apposta. Per dare una riempita. Piove? Tuona? Lampi? Fulmini? Saette? Dice che il mare ha girato, non si pesca. Si è inventato che non si pesca. Ai ai ai. Pino, mandaci qualcosino. Che qui il piatto piange. Ho fatto troppo piccolo. Mo. Riempiamo quel buco. No. Ammazza che laga. Oh. Non puoi mettere un attimo un goccio. Vabbè, sa che ci conviene più adesso, secondo me, mettere così e poi grattare. Lo grattiamo, no? Giusto? C'è la mia idea? Mm-hmm. Facciamo un gratta-gratta alla gratta-checca. Ok, andiamo a seccarlo. Uno è fatto, ne manca un altro, poi un bel bollinghino fatto bene. Rapido, lì, sta lì la bella parte. Ah, quello, stava cercando sabbia. No, se no me la perdo, la metto lì. Se no la mando in giro. Questa qui non è una per gli alunni. Quando saranno in grado c'è una baseline pronta da sventrare. Ribolliamo. Che parole grosse. Tentare di ribollare. Assa. Ah, ma stiamo proprio in diretta, guarda. Siccome è in ritardo rispetto a me. Guarda, lo fa bene però il sol del masco, quel ragazzo là, guarda. Sì. Ehi tu! Allora, hai fatto? L'ho tolto. L'hai tolto? Quante persone hai fatto partire, per curiosità? Nessuna. Sì, nessuna. Là non c'è la resina, sai? 24. Com'è? Tutte 24 stanno. Non sono 24, come fanno ad essere 24? Mo? Guarda che 20, sono 20, 20, 20, 5 per 4, 20. Sono diventate 24? La moltiplicazione. Che ha fatto la moltiplicazione delle varie pesci? Ok, yeah. Ah, che sta suonando? No, mancano 4 minuti ancora. Oh. Come stai su chi va là oggi? No, l'Apple Watch che mi vede. Ah, è arrivato qualche messaggio. Sì. Tuo figlio, papà, vieni a prendermi. No, oggi non c'è una palestra. Oggi niente? No, devi studiare.
Una centrocazione quindi italiana. Alti soldi in pratica. No, no. Quest'anno non va bene come l'anno scorso. Davvero? Un po', stai un risparmiando? Un po' più secca, sì, dei voti. Stai risparmiando? Poi sembra di sì. Beh, sei contento? No. Ti piace più pagare, ho capito. Si può andare a scuola. Poi non te lamentare se viene papà. Tira fuori i soldi. Lei è un banco, Matteo, ormai. Allora, facciamo sta ponticellata qua, anche se c'è. Perché questo rinforzino? È dello stile della donna immobile, questo, capito? Sì, un piccolo rinforzino, sì. Visto che ci sta. Che c'è? Che vuoi fare? Ah, pensavo che tu stappi a qualcosa, visto no, che ci sta. No, visto che ci stai. Lo famo, no? Oh, fammolo, com'è? Fammolo strano. Ok. La donna immobile. Non ci attacco lo stagno, aspetta, poi tabulì ancora, non ci prende, non ci prende, non, qui non prende. Non lo dovrebbe prendere. E se... si è preso pure no. C'è tutto lo sporco, ci è andato appena appena, vedi, appena appena un pizzico. Adesso andiamo col filetto, ci giriamo che sta più comodo. Adesso questo. Dove sta? Sta qui. Filetto, filetto delle mie brame. Dici chi è più bello, il dottore Ame. No, sempre Biancaneve. Dove sta? Okay. Oh. La mano sta sempre da un'altra parte rispetto a quello che pensi. Allarme! È lui? Sì. Mannaggia, si è staccato già. Non mi faccio arrabbiare, ah. Quanto scotti, mi sto scottando le dita. Ok, a posto. Anche questo un po' di solito femmina e abbiamo finito con la preparazione della scheda madre. Giriamoci.
Ok. È pulito, no? Un goccetto. Perfetto. Allora, i due ponticelli l'avevamo fatti, tanto per cambiare. C'è anche Ivo Vergani, ciao. È un po' che manca, sì, un po' che non ci si vede. Salutiamo anche Rosario Navarra, buonasera. E anch'io un po' che manco, non sto spesso online di recente. Cioè i ragazzi, com'è andata la FL? Fatta? Torna, vedi, è tornato il valore? Quello lì quanto doveva essere? 3,50. Ok, vabbè, te lo dico io, non ti preoccupare. RSM, resistenza a massa, eh? No, 3,50 di corrente, che è troppo. 3,50 firma così. Pupo, com'è andata? Ho fatto finire di pulire. Fai una prova di rebolling pure, fammi vedere come lo fa bene quello. Io l'ho perso sul thread, in realtà. Ah. Ce l'abbiamo a Kiki, eh? Ah, sta in giro, l'hai mandato. Toglielo da quell'altra scheda, no? Tanto è morto. Tanto quello l'ha ammazzata pure quella, quindi. Questo già stava ammazzato. Allora, beh, mo scherzavo, oddio. Ma quella è uguale, no? Sì. Okay. Sì, uguale. Perché c'è anche quelle del 5, me le ridate indietro quelle. Quelle. No, te l'ho date giovedì. Ok. A posto. Qui. E qui prende. Se è frustante, finito. Ti è finito il frustante? Ah, va bene, guarda, casualmente ce n'ho un altro qua, tiè. Grazie. Dammi la siringa che poi quella la ricarichiamo. Quando sarà, non adesso. Allora. Quindi questa è ok. Andiamo con la. Questo lo lascio qua, che tanto poi il lavoro lo faccio qua dopo. Dunque, scansiamo la scheda e andiamo a fare. Lavoro sulla base band. La base band, eccola qua. Questa è lei. Sotto ci sono i morti che, delle cose che si è portato via, ma abbiamo visto che le pezzole che si è portate via non erano importanti. Vediamo un po' invece come si presenta. Si presenta così. È abbastanza pulita questa baseband da quello che vedo, perché anche in trasparenza si vedono benissimo le piazzole, no? Quindi qua ci dovremmo andare leggeri leggeri, perché di resina non c'è quasi nulla. Se andiamo troppo sotto rischiamo di giocarci le piazzole. Cominciamo col togliere la cosa attorno qui. Sui laterali, se c'è quella resina, la togliamo. Ok. Ma erano libere le piazzole, Massimo. Non c'è andato sotto il maschio. Oh, Lorenzo D'Andrea, ciao, buona serata pure a te. Allora. Sì, adesso i laterali, questo è pulito, qui c'è ancora un po'. Un'altra volta l'ho preso, io la dostrire. Sì. No, guarda, quello in mezzo, da quello in mezzo, quello in mezzo. In mezzo come la postazione in mezzo. Dove sta la roba? Sì, postazione in mezzo. Visto c'hai i pesi piegati. Merda, sbaglio. Non funziona? Quello che c'ho io? No, pure un'altra volta adesso. Non ho comprato a chili di quelli. Ogni tanto qualcuno vuole se li rompe, no? Tanto vai, questo qui. Costano 25 euro quelli. Sì, l'ho visto. Non costano tanti, però c'hanno tutto quello che serve. Un po' questo. E questo funziona. E 3,50? 71, sì, 4,70, Giuseppe.
No, aspetta, 470 non è quella traccia lì, è quella prima. Devi fare la penultima tu, Max. Ah, la penultima. Sì, 470 è quella prima. 470. No, che sta a rovescio, no. Positivo sta a massa. Ok. Quanto è 70 pure quello? Va bene uguale se è 470, però deve essere di meno. Di meno 3 4 e 14. qualcosa, non 470. Quant'è? È tornato comunque un valore, no? Perché non c'era perché mancava l'FR, no? Ma dovesse tornare, forse carica pure. Ti fai presa la scocca o ce l'hai tu la scocca col vetro? No, io non c'ho la Ce l'aveva lui. c'è quella di sicurezza. Questo abbiamo messo qua sotto dopo. Qui stanno le scocche. Vediamo se carica, se riaccende, no? Questo sta qui da 3 anni, sto telefono, eh? Fermo. Niente, l'ha mandato, ho fatto preventivo, l'ha lasciata qui. E gli è sempre mancato SFL? Sì, vabbè, ma se non mi accetta preventivo non lavoro io. Funziona proprio senza che non Il mio non tira perché ho 90 euro, ma sta a c'è pagare 3 anni fa. 90. quanto? Per fare la ricostruzione E dopo tutto quanto. funzionava tutto quanto però. Allora No, se non ci sono altri problemi, perché quando me lo mandi morto, io non so se poi ci stanno altri problemi, eh. Sul morto io non sono Gesù. Non so, tu sei Gesù? io so c'è più. Quindi. Sul morto se non c'è null'altro, sì, è solo quello. Allora, questa qui è pronta per essere pulita. Pulsante. 4,74. 4,74. Allora, su questa, no? Sì, era... Questa era Quella è quella che l'ultima che mancava. ho messo. Ops, e qui il valore deve stare qua, giusto? Sul condensatore. 4,74. Ti do la scocca così vedi se va? Del 5. Probabilmente non so scaricare batterie, eh. Mi Eccola hanno qua. Ma detto. questa è 5S. Ma non 5 questa, no? Però è un po' aperto il mistero. Io qua c'ho la scocca mia del 5. Ah, è bello, usa Questo quello, vedo. Cioè del mio. quello è da riparare comunque, no? La ripari tu, no? Io ti dico come fai, la ripari tu. Tu lo devi dire poi a me. Ah, appunto, no? C'è quello? Ma quello l'ho preso da non Morto, vedere, è te l'ho morto, è morto. Morto proprio? Che tipo Perché glielo vuoi ridare, non si accendeva. eh? E quindi è morto. Quindi era morto, poi Guarda c'era. che cambi batteria sti testa, Giuseppe. Ogni volta che me lo dicono loro, Guarda che secondo me quello lì che c'ha lui non... Ci sono le batterie eh. Lo scariche. dici? Lo segnala quando è, però, eh. Strano, Se non se segnala la batteria in niente. teoria doveva manca accendere il display però. Ma sai, a Appunto, volte no? No, lo prese che segnalano, magari. Max, però. Io non è che ne voglio cambiare, cioè loro No, no. ne ho comprati 50 di quelle da 9 volte. Ce l'ho di là. Allora, questi è. Devo finire 5S a casa, no, è Pure ormai tu? che si giorni, sì. Guarda, c'è Pasquale che le fa bene 5S. Adesso come ti riduce, no? Eh? Mi sistemo per le teste natale. C'è Pascal che gli riduce bene Mo questo. sto intrippato, mo devo cambiare vetro all'Apple Watch 4. No, pure, quello che Devo ti sei cambiare, comprato? sì, devo cambiare, pure mi sono comprato, mo devo cambiare. Solo vetro? Sì. Già comprato pure il ricambio? L'ho comprato, ma mi deve arrivare. Ho comprato Ah. pure la piccola dima, quella piccolina per centrarlo. Mi deve arrivare. Io l'ho visto fa a mano, è facile. Ma a mano ce ne mette di due pecettine. Te le danno le pecettine? Sì. Io Incluse. ho comprato 2 euro a dima, Giuseppe. Ah, e adesso è preciso. Com'è che mi si è messo a fare il 4 quando hai detto che era molto difficile? Perché tu non ci sei riuscito, quindi ci devo riuscire. Ah, che stronzo! Per poco però, Sì. mi è rigata la Sì. nazionale. Mi è rimasto la lingua incastrata. Quello io sono convinto che bisogna innanzitutto togliergli i bordi, perché i bordi sono alzati, quindi dico tic tic piano piano con le pinzettine glieli togli e lo rendi piatto, il vetro piatto, e poi dopo sotto lo togli. Perché tu probabilmente non gli hai tolto i bordi. No, io ho fatto piano piano col filetto, come si farebbe poi. Però non gli hai tolto i bordi. No, i I bordi no. bordi sono bombati, il bordo No, l'ho è bombato, lasciato no? borderline. Allora probabilmente il bordo quello da...
Ma fatto bugiarato, ho capito. Quindi doveva prima i bordi. Eh sì. Solo che devo capire come fare però, per levare i bordi. O mi compro un tipo un diamantino piccolino che taglia il vetro. Ah. Metà già è partito, metà del bordo. L'ha già tolto? No, no, è tutto spaccato. Ah, si è rotto da lì? Sì, sì. Ma funziona tutto, no? Sì, sì, funziona, la DCD funziona benissimo. Lo sono venduti a poco quello, no? Quello quanto no, l'ho pagato? No, se lo sono venduti a poco questo che è rotto, no? Sì, sì, poco. Oh. Non sto a chiedere quanto. Euro, sì. Tu dico 120 euro. In 4, LT pure, LG. Però il display costicchia? Il display costa altrettanto. 125, 135 euro. L'11 novembre partono gli sconti in Cina. Ma che versione c'hai tu? No, no, quello che funziona la GPS? Quello che funziona pure da telefono. Appunto, GPS sì, e tutto sì. Il resto, sì. Solo che la TIM non offre quel servizio. C'è solo Vodafone. Per solo Vodafone, sì. Non ha mio Vodafone? Bravo. Ma io ho TIM. No, non è per dire su questo servizio. Perché però secondo me ma adesso faranno pure loro. Tu dici? Ma sì, questo c'era la batteria che era morta, vero? Mi sembra, sì. 1100 e passa. Però, era carica o sbaglio però? La carica, perché vedete, la rimetto tutta. C'ho quello, ma te lo da Max. Sì, è una carica. Il tester. La batteria poi toglie? Se si toglie la roba è incollata proprio sotto. Ah, perché era, penso, spero, non mi ricordo che ha detto poi intanto io la scheda, aspetta, che dentro l'anima succede un attimo, ammazza, non si può togliere sta schifezza da sopra il boss, è nero. Eccolo, qua? Non scrivo. Aspetta, lo prendo. Ci siamo impressi da Giuseppe, sì, poi io andrei. La bacchetta di Harry Potter. Ma usa che carica con questa? Questa è una bomba, è una bomba. Io lo faccio niente. Ti si aggiungi, no? Tu fossi unica. Allora, abbiamo la base band pulita, l'indepinta. Prendiamo lo stencil. Come? Sì? Ma per quale componente? Per quello lì sì? Sì, sta qua dentro. Alcuni componenti sono in comune, no? Altri no. Azzurro, no.
Questa non è mai stata dopo. Pio, è qua, oddio, no. Se no, scusa. Le graspo ti mettono le strisce, quelle nere sotto. No, il GPS è questo. Allora, dal 6. Arrivata? Disinfetta l'occhio. Disinfetta l'occhio. Allora, questo qua adesso, uno, prendi il... Fai la parte mia, quello della TV. Questo. Una con, non è, no, mi serve quello di un Samsung. Un Samsung, sì. Perché qua c'è la parte d'azza. È il micro verso. Dovrebbe essere 1924 volte questa carica è stata gire, è durata proprio morta, no, mi serve da qua perché la rivedo più grande. Quel caricatore è una bomba. Questo carica fino a 7, io lo dico. Quale? Il 7, il 7 l'asse. No, c'è anche l'X, se c'è. C'è anche l'X qui? Sì, il primo, il primo connettore. X è 8, c'è scritto. Ah, è vero, sì, 8G è tutto. Quello attuale, poi se cambieranno... È andata? Sto facendo. Siamo in fieri.
sono venute, mo devo finalizzare bene, no? Questo la baseband di questi telefoni la devi cercare di fare una volta sola, possibilmente una botta via. Sì, perché se tu ci cominci a giocare troppo poi si rompe, poi si sì, vai sotto le piazzole, in casino. Questa, poi la prima volta che la pulisci rimane sempre un po' ambrata, come poi tu non l'hai visto perché non c'è. No, l'ho vista, l'ho vista. La bottella sotto l'acqua, no? E che cosa? Non manco ancora finito. L'ho già ribollato. No, dico che dai una pulita che era un po' ambrata sotto. E ormai, a parte che no, non è la scheda madre, questa è la baseball. Mi sembra che l'ha presa tutte le borse. Pare buono. Da lì non si vede, perché qui lo vedo meglio io. Da lì lo intravedi per quanto mi riguarda. Ci stanno tutte, solo che essendo alcuni sotto a ambrate, gli do una botta di pulsante per farlo attaccare meglio. Non era proprio il top. Però è venuta bella pulita, tutta bella verde, quindi per quanto riguarda... Minimo 3,9, Giuseppe, una batteria del 5. Per caricare, no, 3,7. 3,9 già è carica. Quanto c'ha? 1900 cicli, stavi dicendo? 2009. Non ho usato un po'. Hanno anche abusato. Ma queste di una volta duravano di più, secondo me. Sì. L'ottimismo di Pasquale. Ah, come tuo solito? Però questa volta c'è spazio, non si. Non sono attaccato uno all'altro. No, no. Che posso guardare pure io? Sì. Se no ti godi solo tu lo spettacolo. Un attimo solo, Sto finendo sto reballing qua. Come vedi un po'? Forse là? Sì. E allora? 3,9 stavo, Ma è nuova la batteria? Sì, sì. La vada con Teclano. Ma è quella che vedi un'altra cosa, amore? Un'altra, no? Questa è quella, no. Porca. Questa... Sono del mazzo sul maglione. Ah, meglio, no? Sì. No, è la verde, ma... beh, è verde, tu. Non verde scuro, ma col verde chiaro. Allora Pasqua ah. Tu. Sono un po' giganti, sì. Perché te non si tocca. Perché te vengono così giganti? È perché non ascoltano che mi consigli di mettere di rastrellarle. Io al primo colpo. Prova adesso a dargli un po' di frustante, lo tieni fermo e ci fai una colpo di regalo, perché se tanto si ripiccolisce. Prova un po'. No, come stanno non è male, giù. Però se scendono attacco. Si attaccano perché stanno tanto vicino. Si è attaccato? Ma è qua, pure qua. Tu fossi unico, il mare colmo della sera. Guarda sei. Allora, togliamo la base band. No, stacca la batteria, che ora è partito, capito?
Stacco, attacco. Sì, poi attacchi tu e poi io attacchi a batteria. Attaccare baseband, ciao. Là. Vediamo la benvenuta, speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene, questa è la prima cosa. Diamo una pulita a questa base, band. Ahie, una serie non sono venuti proprio, guarda là. Lassù. C'è una radura che non si è proprio fatta. Quindi mo bisogna. Mo, diciamo. Questo qui è servito a rinfrescare i piazzoli perché ne mancano qui lì. Se. Beh. Solo mondo? Diciamo che ci siamo avvicinati. Sono troppe. Guarda, forse sarebbe una fortuna che sono tutte quante che non servono. Ci sono una. E allora chi se ne frega? Serve solo una. No, ti penso che servono. Guarda, pure qua c'è. Queste qui, vedi? Perché queste purtroppo erano nere, capito? E quando è nero, vedi, qua non ha preso. Qua non ha preso. Non si accende però il display. Il display funziona, eh? Non che abbiamo quella. Non si accende? No. Ma quanto assorbe adesso? 0,94, Giuseppe. Quindi va bene. Potrebbe stare in backlight, no? Potrebbe. L'hai visto? Guarda sotto una forte luce, stacca e riattacca. Guarda se su una forte luce vedi partire la mela in backlight. Sai, poi i guai si accoppiano, eh? Su alcune schede. Non ce n'è uno solo. Che hai detto? Aspetta, stanno a controllare meglio. Quattro occhi sono meglio da due. Beh, sono sei allora. Lui porta gli occhiali. Ok. Guarda sul connettore LCD di resistenza a massa per piacere, ma devi guardare mettendoti con la scheda in alto, no, così per verticale. Sì, in basso le prime 6. Le prime 6 da sopra. In basso a destra. In basso a destra. Le prime 6. Dimmi proprio resistenza a massa e ti dico se c'hanno un problems. Tu. Questo funziona, sicuro. Questo è il tuo verde. Da simbolo. Le prime 3 in basso a destra. Tutte le prime 6, l'ho detto. Le prime 6. In basso a destra, contando la destra, tutte e 6. Dimmi i valori che trovi. Gianni, che c'ha? Il FSD.
Il FSD che non va. Quanto hai trovato? No, non ho trovato niente ancora. Niente petrolio? Hanno già finito il petrolio? La resistenza massa vuol dire che il rosso deve stare su... sulla massa. Sulla massa, sul toccapero. Perché però non dice niente qua? Perché forse non l'ha messa a massa il rosso? Come no? Giuseppe, dove posso trovare quattro batterie buone? Ma di che cosa? Senti, devi però mettere lì. Modello addio. Eccolo. No, così. Adesso ci stai. Ah. Ho capito, questo. Giuseppe? Eh? Batterie buone. Della 9 volte? Si stanno di là, ti andiamo a prendere? Vai tutti. Sono un bozzo e mezzo, quello sono 9 volte. Ma questo è da un bozzo e mezzo. Ah, sono quelle da così? 4 da un bozzo e mezzo. 4? Ma ce le va? 4 da un bozzo e mezzo. Porca troia, davvero? Sì. Sono come si scarica? Io ci ho messo, non è niente. Che cosa strana. Perfetto. Ah, cioè che significa perfetto? Che si è posizionato. Ah, ce l'ha già rimesso? Sì. Era questo il verso? Sì, me lo ricordo che era così. Tu te lo ricordavi già? No, io l'ho visto la foto. Ah, ok. Beh, quella foto. Meglio vedere la foto. Che sovente qua. Che succede? Quanto ti dà allora il primo? Allora, primo in basso a destra. Sì, quanto è? Era 6 e qualcosa. E va bene. Secondo? Aspetta, che devo centrare, Non è che è facile. Ah, non sei buono a centrare? No, così. Oh, che sei così. Quanto dà? 6 e 20. 6 e 20? Sto puntando un bro che magari va a contatto con il fondo. Quindi va. 50. Poi il terzo? Tre e 50. Il quarto? Mille passo più di mille. Quanto è? Pian fino? Sì. Per sicurezza, come dire. Aspetta. No, è che... quando hai fatto pace con te stesso, dimmelo. Va bene. Così. Quello va bene. Backlight e black screen tu non l'hai fatta secondo me, non serve un black screen, no? Black screen. Backlight non l'avevi fatta con 5 volte. L'abbiamo fatto questa qua, eh? Ah, ok, va. Allora, ti do un 6, quanto mancano? Manco mezz'ora, con mezz'ora intanto. OL, OL. Cominci. OL. Quarto OL. Sì, ed è giusto. Quinto? Da. Aspetta, che sono 3.35? 3.35? Sì, va bene. Poi? Numero 6? Per 6 da 4, ti do questa, completa di tasto non è con 6, comincio a lavorare sul connettore batterie, vedo la misura di resistenza massa e ti dico io se sono giusti i valori, poi lavoriamo sul connettore NOC, ok? Va bene, vedo prima la batteria, attento al tasto, mettetelo da parte, lo tolgo, che non sì, serve, dammi questi qua, così ti do in mezzo, no? Un po' di spazio, questo e questo, no? Giusto? Sì. Non deve più. 5, cioè 500. 500, quello è il quinto? Quinto? 6. E il quinto quanto abbiamo? 3 e 2. Sì. Guarda un po' dove è il connettore che c'è scritto reset lì su quell'LCD. Reset c'è scritto. Se non mi sbaglio, questo è il connettore LCD. Zoom. Allora sono 15. Questo non è, vai giù, di quello c'è 7, no, di giù, Anichella potrebbe essere, poi, eccolo, questo qui, mi dai, dici quanti valori c'ha? 21, che dovrebbe rispondere. E il quarto contando da giù, no? Sì. Questo qui, sì, sta nel cassetto. Sì, sto di là, te lo prendo. Queste antenne devo togliere pure. Sì, perché le dà fastidio, se no. Eccolo qua, tu ti sarai 475. Sì, non ti serve più adesso. 5-5S. 5-5. 4,60, 4,70. E quindi è buono.
perché non visualizzare nulla? Mi fa vedere un attimo con curiosità, perché questo da come mi hai misurato da vedersi almeno qualcosa. Sì, dammi il display. Questo? Sì. Questo era quello tuo, no? Sì, sì, quello. Anche la scocca? Funzionava, sì. Che funzionava, hai detto? Che funzionava. Adesso non funziona. Vabbè, pazienza. Sì, che ci saluta anche Andri. Stiamo cercando di riparare una baseband, ma qui c'è il mio alunno Mattia, che è lui, è Mattia. Sì. Mettiti un po' più qua. Questo è Mattia. Sta lì, vedi? Sta lì, quella lì. Lui si è fatta la barba? No. No, così si fa. Vediamo perché? Perché è strano, perché la batteria era carica questa? Sì, abbiamo caricato poco. Qualcosa c'aveva, insomma, di carica? Sì, sì. 3,9 c'aveva. Che non si vede nulla, si assorbe bene, mi pare strano, no? Lo display è un po' sporco. C'è stato spray, me lo passi? Lì. Thank you. Quasar. Sì, buono questo. È fatto apposta per i vetri. Appunto, no? Che se ne dica, i vetri li pulisce. I vetri li pulisce bene. Le altre cose non lo so, ma i vetri. Ok, si vede un po', sì. Sotto luce. Non è arrivata una conclusione. Quale? Buttali. Chi? Questi. Perché? Sono rotti. Perché ti ho messo quelli che già funziona. Adesso compro le batterie, quelle che c'ho. Ah, sono rotti? E chi sì, è rotto? Sarà contenta l'ama. Buttali. Che gli diamo un'altra spazzatura. Buttali. Ce ne abbiamo un paio nuovo. Assorbimento. Sì, ce ne stanno di là. Eccolo, guarda, sta in carica. Perché dici che non ha? Massimo, è vero che prima non si vedeva niente. Perché? Perché dici che non andava? Sì, certo che tra due non se ne piglia uno, eh. No. Sta carica? Come non si vede? Sta caricando, poi ma vedi. Adesso, prima non si vedeva niente. Testimone in due. Allora, guarda, quella, che vedi là? Aspetta, si vedeva la batteria. Allora che vuoi? Dice che non si vede niente. Ma io mi sembrava strano, i valori ci stanno tutti, poi non si accende. Prima caricava qua, soltanto che prima di metterci il display. Ma lui dice che non vedeva niente il display. Qui si vede, mazza. Se posso invece questo è sporca. Che display di buono è questo? No, vabbè, io non sto bene, però. Cioè? Non sto bene. L'ha presa la plasticca? Sì, ma allora stai bene. Tu ti distrai. Pulsante d'accensione non funziona, però, vedi? Io lo premo e non mi fa comparire la batteria. Quindi no, abbiamo un problema. Watson, abbiamo un problema sul pulsante d'accensione. Ma che cosa dovevano? Questa è la scocca, è la tua. Hai rotto il pulsante d'accensione? Io. Sai, cioè, quando, secondo me, quando hai tolto la batteria, siccome il circuito passa da sotto, io ho tolta, Giuseppe. Chi è che di voi che ha fatto secco il pulsante acceso ora? Io ho tolto la batteria, poi... Tra voi due, perché non funziona. Dici? Aspetta, sai quando è che si fa il danno, che l'ho spiegato nel corso a quel ragazzo? Vediamo... Quando è che si fa il danno del tasto power sul, quando smonta un 5? Quando si cambia la batteria? A che cosa si rovina? E vediamo se l'hanno rovinato sti due. Il signor U3. Vediamo, se l'hanno seccato. Se la seccata. Ma questa scheda di chi è? È mia? Sì. Ah, allora non è colpa tua, ci mancavano già. Ci mancano U3, manca. No, U3, ci mancano le resistenze accanto, per cui è normale che questo non funzionerà adesso. Come sta? Né il tasto d'accensione né con il dock. Ok, quindi non è la vabbè, si rimettono due resistenze, che ci vuole? Qui, guarda, una qua... davvero, sto scherzando, una qua, poi ci manca anche questo. Quella è una cosa, no, che, no vabbè, che... sì, no, sicuramente, no, che? Un qualcosa ci no, manca. No, la butta lì, che è quello? È un diodo. Che serve quello? È un diodo, serve a qualche cosa. Ah, sicuramente, però visto, sta vicino a questo, quindi a che servirà? Ah, vicino a che cosa? Aspetta. A questo, no? Alla sim. Sì, quello dice, c'è la sim... Se non c'è, della SIM, se non c'è, ti dirà sempre, nessuna SIM inserita, tu ci capi, ma ce l'ho messa poco fa? Beh, serve ricordare, no. Tanto tempo fa. Questo legge la SIM, poi aspetta, non è che manca, siccome non si fanno, ecco perché questo ha rifiutato, perché poi, oltre all'inutanza che mancava lì, mancavano queste cose qui, quindi avrà fatto un preventivo da stroncargli le gambe. Da qua si vedono, questo qua, e poi... Il diodo zenzero, sperma vicino, manca il diodo zenzero, allora. 101. Quello. A parte perché manca, poi gli manca pure una piazzola, vedi? Mattia, da facile... i cosi, questi, le batterie io le ho messo quelle sue perché sono buone. C'è da fare un ponticello per recuperare la piazzola, vedi? Questo qui. Questo è una cacchiata questo, è facile.
facile, proprio facile. Cioè, ci metti in filetto. Sì, in filetto e via. Poi guarda, manca ma qui. Ma il filetto qua, professor, aspetta che non ho visto. Vedi che la cosa che è già grattata lì, la vedi? Questa cioè, no? Nera. No, quella da color rame. Sì, si vede. Lì? Ci mettere... si mette in filetto che va fino a questo buco, perché qui c'è una piazzola come accanto qui, ma non c'è più nulla, perché chi ha messo le mani qua è uno bravo, che non sono stato io. Cominciamo, l'hanno mandato così. Okay. Stai cominciando? Ok. Poi manca una resistenza qui, che si chiama R22, qua. Manca l'R20 che andava qui, manca l'U3 che stava qua, e manca pure un condensatore qui. Tutto manca. In pratica questo come stava adesso non funziona, sim, tasto uomo non funziona, tasto uomo non funziona, quindi il tuo funzionava purtroppo. E anche l'alimentazione, guarda, infatti è andato in recovery mode, coraccio. Che versione di Atunze è questa secondo te? Questo ma modello? Adesso è una delle prime. 5S? 9.6? Ma che è rosso, è ancora prima. Prima ma è stato 5, rosso, è prima 8, è stato rosso, poi blu, adesso è diversa. Sì, questo è di quando è uscito proprio questo 5. È proprio degli... è 5, quindi che è 8.3. 2000 e... No, lo so, ma è vecchia perché è rosso, vedi? Rosso di sera. Nel tempo si spera. Sì. Quindi qui adesso sarebbe che è batteria quella che mi hai dato, devi cambiare i puntali. Queste sono buone. E tu me non le hai misurate? Eccoli, i puntali a questi. Queste sono buone, quelle che mi hai dato. Sono buone. Pensavo che erano rotte. Erano scariche. Ci ho messo quelle nuove. Continua a non funzionare, ho detto mo io cambio i puntali, con i puntali cambiati. Tu cambiati, devi funziona. Misurare con multimetro le batterie, che me le fa cambiare così? Tiè, questo è tuo, riparalo. Ma se io ho il multimetro che i puntali non funzionano. Perché è nel corso di fare quello, di riparare quel riparare danno. Il mio 5. Anche, sicuramente ripareremo il tuo 5. Se io ho un multimetro che i puntali non funzionano, buttalo. Come faccio a capire che le batterie sono cariche? Beh, si cambiano le batterie. Ecco quello che ho fatto. Poi me le ridai indietro perché sono buone. Eccole, infatti, te le stavo ridando, Giuseppe. Sì. Te le vado a rimettere a posto io. Va bene. Tanto l'hai visto dove stavano, no? Ma vedi quanto stagno che va in giro qua. Dica, dottore. Connettore batterie, valori ci sono? Sì, quanti sono? Scusa, perché come fa a sapere tu? No, li ho visti dallo zio. Ah, sei furbo, ti sei fatto furbo. Bravo, e mo... con bacio, no, dai. Ecco, allora lo stacchi comunque, vuoi vedere se lo rompi? Oh, quest'altro ci prende un bruciato. Alessandro Lotti, buonasera, com'è? Bravo, ecco, questa è una buona idea che non lo bruci, eh. Devi fare i puntali nuovi, Mattia. Sì. Ce li ho i puntali nuovi. Nuovi, insomma, che funzionano. Stanno questi. Tutti nei cassetti, ne ho comprati una cinquantina lì, altri puntali nuovi. C'è scritto, ci sono le etichette, leggi. C'è scritto puntali no, multimetro. Chiuso, ma la signora puntali multimetro. C'è scritto, ma dopo te la do io, te serve adesso? No, io per lui. Non gli hai dato già i puntali a lui? No, allora aspetta, te li do, sono nuovi, stanno là. Questi buttali. Ce ne ho chi li già puntali. Puntali. Bravo, sono rotti, quelli se rompono quando uno li piega. Ecco, strano. Puntali multimetro, non so. Questi che hanno le punte dritte stanno. E buttati con l'altro connettore batterie non c'è male, non ho messo nuovo. No, della maniglia per i patrimoni sono per tutti i colori. Che è questo? Tutte le cose che dicevo, non lei, no? Ho sbagliato. No, puntami, non è qua. Ah, è sopra. Ho aperto quella 5 o la 7. La 5 o la 7. La 5 o la 7, allora. Oggi? Sì. Abbia tutta l'affa. Non è uscito per niente. No, non è mai entrato. No, no, sta dentro. Ah, sta dentro. Venga. Belli. Questi se poi te li vuoi mantenere ci rimetti le punte. Siccome non sono esperto di me. Qua hanno messo. Nero rosso. Nero. Sì. Non zero. Nel senso che non l'hai bruciato? No, leggermente, ma è ancora. Leggermente! Ancora leggermente? Ma proprio leggermente. Ah sì, ma una cottura ogni volta. Ogni tanto ci vuole, no? È ancora più. Oh, mi sono perso sempre sto coso. Ah, dove sta? Ah, eccolo. Ammazza, ci sta ancora lo stagno qua dentro. Ma guardate, fai così, guarda. Ma sì, la mia. Metti qua dentro. Senti come piove fuori? Questa è la pietra
Pasqua? Sì, ma... No, la porta qua sotto la... Non sei con la macchina, di che sta piove fuori, capisci? Di fronte, tanto che ti frega, ho capito. Boh. Sì, ma ieri l'hai perso l'auto, Che, lo sa... che eri presente tu che l'ha perso? Certo, è fatto ancora qua, se... gli ha dato un passaggio a sto buon ragazzo? Passaggio, io se vado dentro Roma mi perdo adesso. Ah, quindi una niente. Una volta Omar, che mi accompagni vicino di Burtina, in due non sapevamo come arrivarci. Ma usano i navigatori, dice, uguali, eh? Navigatori mai da ieri. Ah, allora a posto, va. Cioè, tanto mi sono imparato la strada per tornare a casa. Ah, qui. Che sta combinando? Che sta sfasciamo le pinzette? I twizzer erano nuovi una volta, eh? Ora me li ha buttati per te. Ma io non l'ho trovati sporchi e mi sono anche pulito. Che c'entra sporchi col fatto delle punte nuove? Qualcuno l'ha messi. Se vuol dire che c'è un lavoro, non ci faccio, non ci gioco. Li buttiamo questa cosa di plastica. Allora, vediamo. Rifaita, buonasera. Allora, stiamo finalmente a fare sto rebolling, va. Dunque, questo lo mettiamo così. Tattarattara, che ore sono? 7 meno 10. Sì, infatti. 10 meno 7. No? Oh, mi sembri una moglie. No, è così. Ma io giro per casa a spegnere luci. Ah, allora perché tu, a casa tua, vai sempre a spegnere luci. Quindi è l'abitudine. Sì, perché è uno spreco, È l'abitudine. Sì. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è, dove sta? Ok. Ah, ma si è proprio scaricato. Allora, siamo finalmente inquadrato il chip. Scendi giù, bavoso. Eccolo qua, stavolta ci dovrebbe venire forza bene, se no la prossima pulizia lo secchiamo. Quindi stavolta dobbiamo essere precisi, precisissimi a fare storyballing. La prima può essere considerata una riabilitazione delle piazzole, no? Vediamo se rimasti ancora sporchi questi. Ma è sotto o è sopra? È sopra. L'ho pulito ma ancora un po' sporco, Sotto è pulito, no? Sì. E sai come c'è giusto una calcola alla sinistra in basso. No, quello no. È il graffiato là. Allora, vediamo se finalmente entra senza sporcizia. Eccolo qua. No. Mo sì. Perché non è preciso? Ho messo a rovescio? Mi salta sì, guarda sopra, è tutto vuoto. No. Adesso ci siamo? O ci facciamo? Così dovrebbe andare, no? Sempre... C'è qualche pietra sì. Sporca, dici, no? C'è sta un po' di sporco di suo, là. Vedi questo, no? Quello in mezzo. Dove? Qui? Quella, bravo. Sì, è sporco. Non stenzi, è sporco. Eppure, guardate, sembrava pulito, Insomma, era pulito e sporco, vedi un po'? Vedi che è pulito lo stencil? In mezzo, secondo me, Giuseppe. Non c'è niente. In mezzo, prova a dargli lo spazzolino a punzecchiare. Dall'altra parte, però. Qua, così? No, a punzecchiare dentro così, esatto. Non c'è niente, che... Poi comunque qualcosa si vede che sta sulla scheda, dopo. Ti guarda. Più pulito di così. Ecco, forse qui no, l'abbiamo sporcato. Ma è buono. Vedi che dovevo grattare la scheda, che sembrava sporco ma era la scheda, no? Andiamo adesso. Peccato. Devi scendere un po' in giù. Questo che va smattito. Questo no? Sì. È molto qua direttamente. Non fa Maria ci pensa a buttare le bombole. Ecco qua. Andiamo a mettere il balsamo. Balsamo solano.
Ok, vai. Speriamo bene. Tu l'hai già fatto il City Bowling del 7? Mm-hmm. A casa? Yes. Come sono venuti? Male. Non è facile la base band, eh? No. Ne mette la pasta questa da 140 gradi. E deve essere bella secca. E deve essere la temperatura, deve essere stagionata, giusto? La temperatura giusta. Questa è stagionata, non la vedi? Ma come... stagionata proprio. Ma lo vedi che pesce scende, mi sto ammazzando. Eh? Non è liquida liquida, perché no, sennò. No, è quello. Sennò fai gli zampilli. Facciamo le terme qua. Sennò... Pensa, c'è una scatoletta che l'ho lasciata aperta apposta. Ah. Detto, almeno un po' si secca. E si è seccata? Un pochetto sì. Ok, siamo pronti. Che Dio ce la mandi bionda, va. Sei tu? Sì. Ti hanno scritto? Andare col pacco? Il gruppo, Giuseppe. Ah. Mo tra il mercatino e l'altro. No? A me non vendono qualcosa di utile pure. Stanno cominciando a nascere i pargoletti. Bravissimo. Chi è? Valore di tornante. Ah sì? Sì, ma l'aspetto visivo com'è? Sì, però mo viene il bello, connettore DOC, c'è una marea di componenti, non ne devi toccare manco uno, prima misura tutte le resistenze basse e guarda se ci stanno tutte, che se no poi tutti i membrani dice ma prima non c'erano. No, io infatti controllo. Bravo, controllami. Chi è che ti sta chiamando? Me? È il mio nipote, è sempre in problema, io non riesco a rispondere. Senti un po', dice quasi che zio sta adesso. Pronto? No, è un attimino che zio sta lavorando. Aspetta, aspetta. Quanto? Sto a saldare, dimmi. Sì. Vabbè, sto qui, dai, portalo, tranquillo. Va bene, ciao, ciao. Ciao. È diventato sede di Amazon io. Se dovete mandare qualcosa da Amazon mandatela a me, prima la uso poi la mandiamo da Amazon. Mio nipote, siccome il professore Metter sta qui, mi usa come punto Amazon. Eppure Maria, come hai visto, ma quello è un pacchetto normale, ma tutti quelli di Amazon li manda qua, che resta sempre fuori casa, poi non la glielo rimandano indietro, no? Chiunque viene qua mi fa dei punti di Amazon, pure Gianni si è fatta la roba qui. Io sono papà. Se no pure tu. Se no che fa, poveraccio, 85 anni che faccio un correndo attivo, no?
Sì, è beh, giusto, eh. Non è che l'hai strumentalizzato, no, lo rendi attivo. Allora, le pallette sono andate quasi tutte, eh. Manca l'ultima schiera e abbiamo finito. E speriamo bene. Sembra a vista d'occhio che sono venute bene. No, però, come si dice, ci sarà il punto di riscontro dopo. Sì, sembra che sono venute perfette. Tu sai che questo è difficile, no? Mm-hmm. Comunque il trucco per fare, almeno quello che penso io, è che non ci devi mai mandare l'aria diretta. Lo devi tenere fermo senza spingere, perché? E fargli arrivare l'aria piano piano, fluidità, no? Poi la temperatura l'hai vista quale uso io, no? Mm-hmm. Usa di quelle, no? Adesso ti faccio una passata di pulsante per fare attirire meglio e poi lo stacchiamo, perché qui alcune piazzole qui sono ancora che si devono centrare bene, però in questo caso io preferisco fare pure così, guarda, no, ho dato di là, dall'altra parte no, do più di qua, no? Possiamo andare a un colpo a cerchio una botte, no? Giriamoci, no? Ok, ci mettiamo un po' di burro cacao. Questo l'ho fatto rivenire, che è buonissimo sto frustante. Lo vendono solo in America. Ingabbiato io. No, questo è altro, questo sì. No, quella razza lì no, è diversa, questo è più fluido. Sì. Quello che avete ingabbiato voi per uscire dalle siringhe e ammazzi. Capito? Non mi ricordo. È stessa marca, ma non è quello. È diverso. Questo me lo fece ordinare Gigi. Tu hai conosciuto Gigi, no? Come no? Gigi era un esperto del frustante. Lui era fissato con ogni chip si andava col frustante diverso. Secondo me era pure una fisima, però questo frustante è buono. Poi fa meno fumo. Prendi quell'altro e si vede le nuvole di fumo che ti circolano, no? Questo si vede quasi niente, no? Che dici Mattia? Finisco domani, sono le 7. Sono già le 7? Sì, sono le 7. A che cosa sei arrivato? Stavo arrivando il suo. Tu qua il ponte serve. Ma le cose di fretta non si fanno. Quello gli avrò chiesto diversi soldi perché c'ha visto quanti danni che c'ha. Sì, visto. E quindi l'ha lasciata qui la scheda. Hai rinunciato? 3 o 4 anni fa quel signore. Allora, quel danno alla sera ha fatto tutto quanto una persona. Dunque, lui non era l'utente finale, era un riparatore. Okay. Lui non ha capito che cavolo c'aveva. Perché tu come vedi, no? Mo noi abbiamo riparato la parte di circolazione dell'alimentazione e ti sei accorto subito che non si vedeva nulla. Perché non si vede nulla? No. No, quello è perché non funziona il tasto d'accensione, quindi lui magari una batteria carica, prova ad accendere, ma che accendi se non funziona tutta la regione? Non funziona né accensione né dock, quindi manca un DF lo poteva mandare. Appunto perché mancavano proprio i componenti là che mi ha fatto. Sì. Gli R22 e gli R20. Perché l'U3 ci sta invece. Sì. Che mi aspettavo che mancasse, invece no, cioè. Quindi sto telefono c'è ancora aggiornamento dei tempi che furono? Sì, perché sarà 4 anni fa, credo. Dovrei andare a vedere la scheda, che c'è scritto il nome e cognome là, l'hai visto, no? Sì, c'è scritto... Non lo dire che siamo in diretta, ma c'è scritto. MC. Dai, io in genere, dai clienti, quando faccio dirette c'è proprio uno spazio in cui loro mi autorizzano a fare la diretta, allora okay. Posso parlare, non dico il cognome ma il nome lo dico, no? Dico sempre non vorrei che poi mi dicano no, vi dà permesso di, hai capito? Denunzio. Ma hai permesso te? No. Ah, presso, ho fatto caso di una cosa, che la punta quella a sì, è rotta, scalda, no? Non salda. Ah, non salda proprio? No, ti so dire, ma sai perché? Io già ho capito, no? Perché la punta si è sporca di resina. Guardala, è nera, vero?
C'è un, vedi quel prodotto lì, bianco, là? In quel cerchietto? Beh. Quello sopra, non la colofonia, quello no, sopra. No, quell'altro. Devi uscire con quello, vedrai che poi salda un altro. Quello funziona in una maniera incredibile. Quindi mi devo stare fermo per il momento. Perché fermo? Cos'è, una puzza? No, 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 quello non puzza, è Martin, se ricordo male. Ma... quello là bianco, vedi là? Là davanti, quello cerchietto bianco. Quello, sì. Quello è fatto apposta per pulire punte. Insuppa la dentro e pulisci, vedrai che ti viene bella lucida, ma che rifunziona. È venuta bella bianca, mo? È nuova. Vedrai che adesso salda. Se tu la fai sporcare di resina, la resina non ti fa saldare. Capito? Mancano due valori, ti ho fatto vedere, mancano proprio le due resistenze che danno quei due valori. Ah, non ci sono sulla scheda? È venduto tanto, non so più. Adesso salda? Salda, salda, salda. Allora ho capito senza vederlo qual era il problema? Vabbè. Che ho vinto? 50 centesimi che stavano nella scatoletta. Te l'ho detto che era quello il problema, perché queste punte, purtroppo, quando hai a che fare con questo materiale, questa materia grigia, questa, abbiamo cosa che farne, gli fa più saldare. Una bella pulita con quell'aggeggio. La colofonia non le pulisce bene così, come lo pulisce questa aggeggio, sa Massimo? No, la pulisce così, a un pazzano ogni tanto con una botta di colofonia. E tanto c'è la, quella colofonia, è tanto che è frustante. Mm-hmm. Allora, come è venuta? Mi sembra buono. Prova a staccarlo. In teoria. No, per adesso ancora no, aspetta, fallo raffreddare. Fallo raffreddare. Si piglia il raffreddore se lo stacco subito. Dentro l'anima mia. 07701, la stessa cosa, giusto? Sì, certo. L'hanno fatto. Sì, l'hanno abbreviato. Non ci sta bene, regalamo a quelli dello zio. No, no, qualche notte. Questa? Ogni volta me lo perdo, eccolo. Allora, togliamo? Stendiamo un velo pietoso? Per farla staccare, piego un po' le cose, no? Così già vedi un po' di piazzole si sono tolte da sole, no? E spero che non rimangano qua sullo stencil, però. 1300-2100, va bene lo stesso. Che significa 1300-2100? Non ti capisco. 1300 sullo Zillion, 2100 sono da misurare io. 1300 sullo Zillion, però sta a 2100. Il 50% di 1300, 600, sì, va bene. Questo funziona il connettore, modo mai lo togliamo. Ok. Mancano solo quelle due induttanti. Va bene. Non ci sono i valori. Mi fido, vediamo il venuto, c'ho pure a guardarlo. Allora. Una manca. Due. Sì. Questa è la seconda. Questa qua sotto? Oh, sì, una dei due. Quella sopra si manca. Vabbè, a quest'ora ancora chiamano, no? A quest'ora siete fuori orario. Questa è un po' bassa, Giuseppe. Ma una manca proprio. Vabbè, quella la rimettiamo. Sì, sì. Se poi non serve, manca la rimetto. Anzi, due, sì. Due, sono vicine. Secondo tentativo, primo tentativo. Questo è il secondo, basta. Le borse le rimetto con le mani, perché tutte le altre sono venute bene. Può succedere che due non vengono. Ce n'è un'altra volta, Giuseppe. No, no, sotto, non me lo no, dire. Quella. Il mortetto ha... Vaffanculo. Si può dire vaffanculo? Si può dire, si può dire, si può dire. Se puoi dire... Se puoi dire. Quello le rifaccio per il riscaldatore. Metto il preriscaldatore, creo intanto una borsa con lo stagno morbido qui. Uh-huh. Se già ci stanno è ancora meglio, vediamo se ci stanno già. Le chiappi da là. Rubo dai ricchi per dare ai poveri, non ci stanno, per di borsa adesso. Ne creo un 2-3, prendo e le metto là. Col preriscaldatore le faccio attaccare e... Arrivederci ai suonatori. Chiaro? Però adesso è tardi ragazzi, sono quante ore che stiamo in diretta? Troppo. 3 ore e 3, poi mi dite che io sono lungo, è colpa... loro. vabbè, che vuoi fare? Comunque siamo arrivati al buon punto,
Il rebolling è venuto molto bene, tranne che qualche piazzola. Ecco, guarda, sta lì accanto poi. Quello che manca a questo, basta... Ah no, è sporco solo. Basta che non so, pulite perfette non attacca, eh. Però queste erano pulite perfette, perché non c'è dato stagno? Guarda la pesca, no? Quindi 1, 2, 3 me ne mancano. Dopodiché possiamo procedere col reimpianto. Va bene, per oggi è quanto. Massimo ti saluta. Sì, ciao a tutti. Ti saluta anche ciao. Che sta mettendo a posto il signor... Che dite nel passaggio? No, perché tu devi perdi per Roma. Sì, mai. Anzi, piuttosto vado piano piano e lo guardo che si prende tutta l'acqua. Sono una persona cattiva. Certo, tu sei di Monte Porzicadone. No, Monte Fiascone. Ah, Monte Rotondo. Monte Fiascone. Monte Rotondo, ci abita il mio ex. Ragazzi, vi saluto. Ah, ciao Salvatore, buonasera. Mi puoi dire cosa stai riparando? Un iPhone 7. Però per ora stop perché è tardi e devo tornare a casa mia. È già sera e quando è sera lei mi vuole accanto a sé o no? Certo. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Buona a tutti, buona serata, fate i bravi, non dormite, ciao ciao.